Allora, intanto benvenuti a tutti. A questa serata mi fa piacere vedere, insomma, la sala abbastanza popolata. Questa serata è stata organizzata dal Comitato di Seregno Meda Desio di fare per fermare il declino, in collaborazione poi con gli altri comitati della provincia di Monza e Brianza. Vi racconto brevemente, mi chiamo Marco Ardemagni e sono uno degli animatori qua del comitato appunto di Seregno Meda Desio. Vi racconto brevissimamente la cronistoria di questo incontro, perché è da un anno che lo stiamo pianificando. Cosa è successo? Allora, Michele Boldrin, ho controllato esattamente 8 anni fa, 8 anni fa e qualche giorno. Ha fondato un blog che si chiama Noise from America, un blog di economisti. Tra l'altro, il tuo primo intervento, Michele, era del 27 febbraio del 2006, quindi è appena compiuto da poco gli 8 anni. Economisti, tu, grosso modo, uniti più o meno da alcune caratteristiche comuni, erano tutti viventi negli Stati Uniti in quel momento, la maggior parte veneti, Tutti, tutti veneti e quasi tutti interisti. tutti Tutti interessi. interisti, perfetto. E tutti. Nessuno è perfetto. Quindi avevano 4 cose comuni: economisti, veneti, che insegnavano negli Stati Uniti, e interisti. Alcuni avevano anche delle storie, diciamo, politiche simili, diciamo, come impostazione. Poi Zingale se l'ha raccontato, che venivate tutti da sinistra e poi eravate andate verso una visione più liberale. Comunque, 6 anni fa fondava questo blog, che poi è il nucleo base. 3 dei 7 fondatori di Fare per fermare il declino venivano da questo blog. Esattamente un anno fa, iniziavano a esserci un po' di, ancora meno di adesso, di spinte anti-euro, no? Alcuni nomi, non so, da Borghi, e poi c'era Bagnai, Alberto Bagnai, che scrisse questo libro, Il tramonto dell'euro. Così Eh, grosso. così grosso, così grosso. Allora, mentre Boldrin lo guardava con sussiego, due dei suoi soci, Se ne è pieno di pagine nella vuote. fattispecie Visin e Zanella, accettavano la sfida di Bagnai e gli rispondevano sul blog. Noi, qui di Seregno, abbiamo detto: perché non invitiamo Bagnai e, non so, Visino, Zanella a prendersi a cazzotti sul tema dell'euro, pro e contro? E Zanella ci stava, Bagnai per un attimo c'è stato. Boldrini diceva: ma no, perché perdiamo tempo con questa gente all'epoca? All'epoca. E poi Bagnai ha ritirato la sua disponibilità, e qui eravamo a giugno ancora del 2013, e all'epoca gli anti-euro iniziavano a mettere un po' fuori la testa, Aria Grillo e Aria. Poi, man mano, questa è diventata un po' una valanga, perché intanto la Lega, Salvini adesso in giro con Borghi a fare il tour no euro, stanno diventando molti di più. Allora adesso anche Boldrin, che fino a qualche mese fa magari non avrebbe accettato di affrontare questo, ormai è una valanga. Poi lo libero di oggi, perché domattina noi, sono uno dei conduttori di un programma radiofonico di Radio 2 che si chiama Caterpillar AM. Domattina noi sentiremo Mario Giordano. Io l'ho invitato qua all'ultimo stasera. Allora, perché è saltato Bagnai, abbiamo invitato anche Salvini, non ce l'ha fatta per l'agenda, Borghi meglio di no. All'ultimo ho detto: vuoi venire tu, Giordano, a tenere le parti anti-euro? Però non ce l'ha fatta. Lo sentiremo domattina, perché anche Mario Giordano si è adesso, con questo nuovo libro che esce, va ad aggiungere alla schiera degli anti-euro, perché adesso c'è un filone, diciamo, della destra anti-euro molto. Vi leggo soltanto alcuni pezzi dell'articolo di Mario Giordano, tanto per dire, che uscirà domani. Dice: perché dobbiamo restare in ignoranza? Il Telegram, allora, parla di un documento di Mediobanca che è assolutamente ispirato. Gnomi ebrei. Sono Beh, adesso. sicuro che sarà scritto così. No, non dice, no, non dice così. Allora, c'è un articolo di Mediobanca che è.
che è praticamente un paper che si dice e che si titola Fighting the Wrong Enemy. Praticamente assume in toto le tesi di fondamentalmente di Bagnari, dicendo che noi dobbiamo uscire dall'euro fondamentalmente. Ve lo leggo un attimo. Allora, da più di un anno le maggiori banche italiane preparano scenari di scioglimento della moneta unica, ma la politica dorme. Il passaggio chiaro di questo documento riservato, che ho modo di consultare mentre scrivo, dice Giordano, è a pagina 35-36, quando gli analisti di Mediobanca citano il cosiddetto ciclo di Frenkel, dopo ne parleremo, cioè 7 passaggi chiari attraverso i quali un sistema a cambi fissi che non funziona si avvia alla distruzione. E va avanti così. Praticamente da tempo le banche italiane stanno preparando l'uscita dall'euro e quindi solo noi cittadini non lo sappiamo, eccetera. E quindi dobbiamo tenerci pronti. Allora, quindi la prima domanda che facciamo subito a Michele Goldini, intanto, quindi grazie per essere qui e aver accettato questa cosa. Intanto, Michele Goldini è stato appena, è la prima uscita pubblica da quando è stata confermata, quasi. È la prima uscita pubblica, quindi Serenio tiene a battesimo Goldini, Michele Goldini, dopo la nomina, la riconferma, a coordinatore nazionale di fare per fermare il declino, avvenuta domenica a Firenze, dopo delle elezioni online. Corpose che hanno eletto una, e tanto arriva Pagliarini, buonasera. Ciao Pagliarini. Perfetto. Bene. Allora, tanto grazie appunto per aver accettato questa cosa che fino a qualche tempo fa, probabilmente. Allora, partiamo subito a carte scoperte. Allora, la prima domanda è stata un'idea saggia da 0 a 10 per l'Italia adottare l'euro all'epoca? In questo momento chiedo solo dei numeri. Sì, sì. La domanda non implica anche il come, no? Implica no. Sì. Ci sono stati però... non posso motivare. No, dopo arriviamo alla motivazione. Prima mettiamo le carte in tavola. Ci sono stati anche alcuni svantaggi relativi all'adozione dell'euro, comunque inferiori rispetto ai vantaggi, o non ci sono stati svantaggi? Certo, per la forma in cui è stato fatto ci sono stati anche degli svantaggi. La terza domanda è: avremmo potuto sfruttare meglio i vantaggi che ci venivano dall'adozione dell'euro? Senza dubbio. Perfetto. Adesso, se accettassimo per un attimo, ok, che invece qualcuno dice no, è stata una cattiva idea, a questo punto del percorso sarebbe una buona idea uscirne? No. Comunque no. Anche se non ci fosse piaciuta inizialmente l'idea, è il declino contro cui quelli di fare per fermare il declino combattono. È in quanta parte dovuto all'euro, da 0 a 100? Zero. Quindi mi sembra, allora, questo è il punto di partenza. Cioè, Goldrin mi sembra che non media su questo, è risoluto. L'euro è stata una buona idea, si poteva fare meglio, però ok. Allora, andiamo quindi a vedere cosa dicono, ok, quelli che invece la pensano diversamente, che stanno diventando una legione ormai. Ne abbiamo citati alcuni, ok. Allora, non hai citato il più importante di tutti, Silvio Berlusconi, anche se lui non è proprio ancora, non ha ancora proprio gettato... Non lo dirà mai, lo fa dire a Mario Giordano. Lo fa dire a Mario Giordano. Infatti, i due giornali, sia Libero che il Giornale, oggi, piano segreto per uscire dall'euro, il titolo di Libero, e il giornale Eurofollie, i maestrini dello spreco. E poi c'è un articolo di Vittorio Feltri su toni simili a quelli di Mario Giordano. Va bene. Allora, nelle tesi degli anti-euro, una delle cose che viene detto fondamentalmente che è chiave analizzare due aspetti. Uno è il debito estero, non indipendentemente che sia pubblico o privato. Dice noi, allora il problema, sottolineano che per troppo tempo ci siamo soffermati nel accanirci sulla
sullo spropositato debito pubblico che abbiamo in Italia. E dice, Bagnani dice, no, il problema non è il debito pubblico spropositato, il problema è il debito estero, che sia pubblico o privato. Allora, e l'altro problema è quello della bilancia dei pagamenti. Perché? Allora, perché? Allora, nel disegno dell'euro, lui la vede così fondamentalmente, noi adottando un cambio fisso favoriamo fondamentalmente la Germania. Fermati qua, perché non andiamo a nessuna parte in questa maniera qua. Ricominciamo tutto da capo. Cominciamo tutto. Questa parte qua, perché a quanto tecnici vogliamo andare? Abbastanza. Pochino. Pochino, pochino. Allora, chiariamo due cose. Quando noi, io, tanti altri, diciamo l'Italia declina, abbiamo in mente cose come la produttività del lavoro, che è una misura fisica di, che so, quante scarpe, pagnotte, camicie, computer, macchine, quello che volete voi, servizi vari, un'ora di lavoro medio italiano produce tra un anno e l'altro, ok? Questa dipende da come organizzi il lavoro, da che tecnologia usi, che tipi di imprese hai, come funziona il sistema complesso, i servizi pubblici, l'amministrazione pubblica, la burocrazia, eccetera. Queste spero sia chiaro a tutti che non dipendono dall'euro. Qualsiasi maniera di misurare una di quelle cose lì a caso, scegliete voi, uno se la guarda per gli ultimi 30 anni, 40 anni, vede un declino chiaro in ognuno di quegli indicatori e non c'è nessuna particolare variazione attorno all'euro. Tra l'altro, sia chiaro, l'euro come moneta viene introdotto fra 99 e 2000, ma se il problema dell'euro è che a un certo punto si fissa il cambio fra alcune monete europee, tra di loro, non fra quelle monete e le altre, dollaro, yen, yuan, quello che è, in realtà l'euro è una cosa che comincia ad esserci di fatto nella forma di cambio più o meno fisso, anzi di fatto fisso dal 96. Quindi viviamo, sono 18 anni che viviamo con l'euro, in quel senso. Però questa affermazione che sembra autoevidente, non è, loro dicono di no, ti leggo un pezzo, la figura 4 mostra che la produttività in Italia ha rallentato ogni qualvolta il cambio si è irrigidito, nel 79 con l'ingresso nello SME, nell'88 con lo SME credibile, nel 96 con il percorso verso l'euro. Motivo semplice: se il cambio è sopravvalutato ci sono meno esportazioni e meno stimolo alla produttività. Questa è la perché, tesi che... anzi è vero l'opposto, e questo è... Ma infatti capiamoci, sì. Altrimenti rischiamo di fare brutta figura con le persone in sala, perché facciamo una cosa un po' comica. Se nessuno di loro ha il coraggio di dibattere pubblicamente con me o con altri, forse qualche ragione c'è. È una delle ragioni banali, questo libro racconta una valanga di balle. Adesso non voglio mettermi a fare il professore, ma non è un caso che queste cose non vengano pubblicate in nessuna rivista scientifica del mondo, perché fanno ridere i pollastri. Perfetto. Bene, allora, e non è assolutamente vero che ci sia alle date di adozione di meccanismi di cambi fissi o più o meno fissi, ci sia in quel momento che cala la produttività e il giorno dopo non si sembra solo. Da un lato perché è perfettamente illogico, dall'altro perché il senso comune ti dice che se tu mi fissi il tasso di cambio, io esporto e non ho più la possibilità che a volte magari un po' si svaluta, a volte si rivaluta, perché non è che i cambi vanno sempre da un lato solo, vanno anche dall'altro, di per sé, ammesso e non concesso che di solito si svaluti, siccome mi togli quell'arma di difesa immediata, io se sono un imprenditore qualsiasi esso sia e voglio stare sul mercato perché competo adesso con i soliti cinesi, allora con i tedeschi, i francesi o fate voi, cercherò di sforzarmi di fare guadagni di produttività da qualche altro lato, magari gestendo le mie scorte meglio, magari rompendo le scatole al sindacato e ai lavoratori facendoli correre un po' di più, magari cambiando macchine, magari inventandomi dei meccanismi di spedizione più efficienti, sia quel che sia, ci metterò uno sforzo in più. È un po' improbabile che ci metta uno sforzo in meno. Certo. Io la vedo. Quindi già dal punto di vista di senso comune la cosa non esiste. Nei dati non esiste proprio. Okay? E nessuna persona
che faccia ricerca su sta cosa condivide questo punto di vista, che è una cosa tutta italiana che gira solo qua. Voglio anche chiarire una cosa. Io ero uno, è proprio ero, di quelli che all'inizio degli anni 90, quando l'idea dell'euro cominciò a essere spinta, anche e soprattutto da politici italiani oltre che francesi, diceva, guardate, sarebbe bene avere una moneta unica in Europa, per almeno alcune economie, quelle un po' più integrate. Però è un po' come mettere il carro davanti ai buoi, è bene farla, però prima facciamo alcune cose che integrino di più questi mercati, queste economie, queste aziende, eccetera, eccetera, e le politiche fiscali, poi facciamo l'euro. Abbiamo perso, mi sembra plateale, eravamo una minoranza allora, siamo rimasti, e l'euro l'hanno fatto. Questo vale anche per molti colleghi negli Stati Uniti che avevano la stessa opinione, c'era tutto un gruppo, io a quel tempo mi interessavo poco di queste cose più di altre, che aveva questa opinione, ma oggi tuttora nessuno di questi ha in mente di suggerire agli italiani che la soluzione ai loro problemi consiste nell'uscire dall'euro. Perché se voi, dopo ci ragioniamo un attimo, io credo sia necessario capire cosa vuol dire uscire dall'euro. Si possono fare altre cose rispetto all'euro. Per esempio, si può insistere e cercare di convincere la Banca Centrale Europea a provare a imitare ciò che ha fatto con parziale successo ed ora con sostanziale insuccesso, la Banca Centrale Giapponese, e cioè di svalutare. Ok? Però ci torniamo dopo, se volete, per questo. Se volete ragioniamo un attimo e togliamo di mezzo sta cosa dell'uscita dall'euro. Okay. Possiamo provare a farlo cinque minuti. Bisogna immaginarsi concretamente cosa vuol dire. Vuol dire che tu decidi che un giorno, deve essere proprio una data, una ora, un minuto, in cui automaticamente accendi una luce, nella forma di provvedimenti legislativi, amministrativi, regolamenti, eccetera, che dicono, d'ora in poi, l'unità, mi viene in inglese, mio Dio, scusatemi, su questa roba ho perso l'italiano, sia l'unità di conto, sia il legal tender, e cioè la moneta che tutti sono obbligati ad accettare come forma di pagamento, perché è garantita dallo Stato, dalla polizia, dall'arresto, non la puoi rifiutare, ok? Si chiama lira, dicono zecchino, ducato, sì. Fiorino, io sono veneziano, possiamo dire... E non si chiama più euro. E questa moneta, nell'istante in cui viene introdotta, avrà un cambio ufficiale di X zecchini per un euro. Il giorno dopo, un minuto dopo, siccome si compra e si vende sui mercati valutari, quando andate, cambierà. Però al primo momento cambia. Suppongo che uscire dall'euro sia questa cosa qui. Sì. Più o meno. Sì. Ci sono vari scenari che poi ipotizzano quelli. Allora proviamo a pensare come farlo. Allora, l'euro è stato introdotto in una certa maniera, annunciandolo praticamente 10 anni prima e facendo tutta una serie di cose di preparazione, no? Per i contratti, le aziende, i conti correnti, gli accordi, i salari, i prezzi, bla 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 bla. Tanto era pubblico, non c'era nessuna sorpresa, eravamo tutti d'accordo. Allora, questa potrebbe essere una maniera di farlo, cioè l'annunciamo oggi e l'attuazione avviene, scegliete voi, fra 6 mesi, fra 1 anno, è lo stesso, no? Fra 3 giorni. Quello che è. Primissima domanda. Secondo voi cosa succede se oggi Renzi, il governo italiano, fanno un annuncio del genere? Portano via i soldi, certo. Perché? Perché tutti dicono portano via i soldi. Perché? Perché non li riportano? Perché tutti si aspettano che si svaluterebbero. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se oggi il cambio che viene annunciato appare equo alle persone, queste pensano che sarà equo per un minuto e però nelle ore seguenti, nei giorni seguenti, diventerà iniquo, e cioè loro in questo momento hanno tutti noi abbiamo degli euro in tasca, degli euro in banca, degli euro nella forma di depositi postali, degli euro nella forma di debito che abbiamo comprato, cioè abbiamo fatto un prestito, o ben allo Stato, o ben a Marco Ardemagni e Michele Boldrini, non fa differenza, denominato in euro, cioè c'è qualcuno a cui abbiamo prestato 100 euro e ci ha detto ok, io te lo rendo fra 3 anni, nel frattempo ti pago il 3% di interesse in euro. Questo signore, noi che abbiamo prestato questi soldi, pensiamo che anche se all'inizio il cambio è equivalente, poi la cosa con cui ci ripagherà lo zecchino
comprerà meno patate, coriandoli, gelati e iPhone dei 100 euro. Perché siamo l'Italia, ovviamente. Bene, ma non importa quale sia la ragione, non importa. Il punto, magari torniamo anche su quello. Il punto è che noi siamo tutti convinti di questo. Certo. Magari questo non è vero, magari questo è falso. Sì, ma è. Però, come sappiamo, in economia le aspettative della gente, cioè che le persone si aspettano, correttamente o erroneamente, diventa secondario, perché poi ex post lo verifichi solo dopo, determina delle realtà economiche. Allora, se noi lo annunciamo subito, come tu dici, la gente ci toglie i soldi. Certo. Cosa implicherebbe questo immediatamente? Implicherebbe che ci sarebbe un'enorme fuga di depositi di risparmio dalle banche italiane, le quali già hanno poca capitale, cioè tante persone presenti qui in sala andrebbero alla Comit, non c'è più, scusate, non so perché mi è venuto Comit, come si chiama adesso la Comit? Banca Intesa, suppongo, o Unicredit, la Banca Popolare di mio nonno, a dire ridammi i soldi. Ci sarebbe molto probabilmente un collasso del sistema bancario. Gli argentini l'hanno sperimentato. Non so se voi avete notato che il mondo pro-euro, se voi leggevate i loro articoli, Marco dice un anno fa, in realtà è un pezzo che gira sta cretinata, due anni fa, tre anni fa, sostenevano che bisognava fare come in Argentina. Okay? Che l'Argentina, guarda come va bene, che riesce, sono diventati tutti ricchi, perché loro hanno fatto l'analogo, no? Avevano fatto la dollarizzazione, poi sono usciti dalla dollarizzazione, dove il peso e il dollaro cambiavano 1-1, un giorno sono usciti e ha cambiato a 3,3-1, c'è stata una valutazione praticamente a valso di 2/3. Cosa hanno fatto? Hanno fatto quella cosa che si chiama mi viene in spagnolo, corralito, sì, il piccolo corral, e cioè hanno impedito ai cittadini argentini di usare i loro soldi, di qualsiasi si fosse, qualsiasi sia la forma, per un periodo molto lungo. Occorre ricordare che questa cosa ha collassato l'economia argentina, che negli anni tra il 99 e il 2001 ha perso qualcosa come il 25% del prodotto interno lordo. Non è un numero piccolo. A quel tempo, per ragioni strane che non vi sto a raccontare, mie private di consulenza, andavo molto in Argentina e conoscevo bene la situazione, tanto che ero proprio lì quando è successo il casino. E fa una certa impressione un'economia dove succede una cosa di questo tipo e collassi del 25% in due anni. Cioè c'è proprio la fame. Perché siccome non è che collassa tutto uguale per tutti, che già quella è una bella botta se perdiamo tutti un quarto del nostro reddito nello spazio di due anni, questo vuol dire che per qualcuno rimane uguale, per qualcun altro cresce, per qualcuno diventa meno 60%. Io la battuta che faccio, mi rendo conto che è sessista, volgare, però dà l'idea, a quel tempo la situazione a Buenos Aires era talmente folle che la probabilità di essere assaltati da qualcuno tutte le volte che come straniero andavi a prendere dei soldi in banca, perché io usavo la carta di credito sul mio conto americano, i miei soldi me li potevo prendere, no? E che qualcuno ti arrivasse col coltello, era altissima, tant'è che andavi praticamente a prenderti cash sempre accompagnato dalla guardia del corpo. Le signore argentine che fossero piacenti si dedicavano a una sola professione, che ve la lascio indovinare. Okay? Cioè l'atmosfera nel paese era orrenda forte, e questo è quello che succederebbe senza dubbio alcuno se facessimo l'uscita dall'euro annunciata. Cioè, okay? Infatti loro poi magari arrivano i miracoli, poi vediamo se arrivano i miracoli, perché come tutti oggi sanno e come noi spiegavamo, guardate che i dati argentini sono falsi, quando verranno fuori quelli veri si vedrà la realtà, l'Argentina sta andando a remengo, e infatti adesso scopriamo che sta andando a remengo, ma bastava guardare i numeri, parlare con due colleghi argentini. Lo si sapeva anche nel 2011, che così era nel 2012, quando questo. Allora, l'alternativa invece è farlo di notte, quello di colpo. Quello che propongono loro è farlo di notte. Ecco, allora, agiremo di notte. Agiremo di notte come i famosi, come Amato, il modello è quello. Allora, immaginati cosa vuol dire. Vuol dire che alla mattina tu ti svegli e il tuo stipendio, che prima era in euro di 2.000 euro o 1.000, quello che volete voi per fare un conto tondo, adesso è in lire. E se nelle ore che sono passate dall'annuncio a mezzanotte a quando vai in ufficio alle 8 sul mercato internazionale il fiorino si è svalutato del 20%, tu il tuo stipendio è di 20% più basso.
non basta, passi per lo stipendio. Adesso ci sono tutta una serie di altre cose, c'è l'affitto, ci sono tutti i contratti di compravendita, ci sono i prestiti, ci sono i contratti di acquisto merci, forniture, servizi di qualsiasi azienda, dal fruttivendolo alla Fiat. Ma quali sarebbero i denominati in lire? Ti dico come automaticamente, esattamente. Cosa succede se io sono un tuo fornitore? Ci abbiamo un contratto in cui ti fornisco i pezzi a 1000 euro, all'istante zero in cui fanno il cambio segreto va anche bene, ma 8 ore dopo, 3 giorni dopo, quando devo mandarti per davvero i pezzi, è successo che sta roba me la stai pagando il 30% di meno di quello che vale. Secondo te, io te li mando i pezzi o vado in tribunale? Tu sei un fornitore straniero, quindi... No, no, ma anche italiano! Secondo la loro teoria, che io non condivido, dicono siamo pari perché... No, non siamo pari, perché io i pezzi me li devo comprare all'estero. Ah, certo, sì. Cioè, il problema sussiste nel momento... Cioè, saltano tutti i contratti, bisognerebbe ricominciare a discutere di colpo tutto, ma letteralmente tutto, tutto, cioè dalle macchinette che ti vendono la Coca-Cola al contratto di fornitura di energia elettrica, cioè la paralisi del sistema che questo genererebbe è semplicemente epocale. Bene, poi c'è un'altra cosa che succede, facciamo finta che tutta sta roba riusciamo a superarla, vabbè, l'Italia si paralizza per 6 mesi, ci prendiamo a botte, picchiamo il fornitore, il fruttivendolo si incazza con quello che gli affitta il negozio, la rava e la fava, poi fanno pace, vanno in ospedale, si aggiustano i punti, quello che vuoi tu. Gli avvocati all'improvviso diventano tutti molto più ricchi per la quantità Adesso però c'è un altro affarino, e facciamo finta che tutto il privato funziona, che non è vero, ma non importa. Per esempio, le signore banche, ho capito che non amiamo le banche, però le banche siamo un po' noi, no? Qualcuno ha dei mutui, giusto? Il mutuo è, che so, di 100.000 euro. Quando fanno la trasformazione il mutuo è di 100.000 zecchini e la banca va ancora bene. Tanto mi dava, tanto mi promettevo, tanto mi darà. Però dopo quei 100.000 zecchini non valgono più 100.000 euro, valgono, questi signori dicono la svalutazione sarebbe del 20-25, no? Facciamola leggera, del 20, valgono 80.000 euro. Allora la banca ha un problema. Perché? Perché non è che i soldi gli sono venuti dal cielo. Molte volte si è indebitata o all'estero o all'interno con qualcuno promettendo 100.000 euro, ma adesso ne sono arrivati 80. In media, se tu devi 100 e hai solo 80 da restituire, ti chiami banca, succede una cosa, hai chiuso. Non so se Bagnai ha una soluzione a questo problema, io non ce l'ho. In media hai chiuso. Per carità, potremmo stampare zecchini, mandarli tutte le banche, nazionalizzarle tutte, e dirgli pagate con questi qua. Peccato che quelli che devono accettarli, sapendo che sono solo pezzi di carta, dire, ma mi stai dando pezzi di carta, non esiste, puoi metterne quanti vuoi sulla carriola, certo. Quindi avremo un leggerissimo problema. Se le banche ti vanno in catalessi, peggio di come sono andate negli ultimi 4 anni, cominciano a diventare amari, ma proprio amari, altro che ferne branca. No? Perché la banca fallita non opera più. Cioè tu vai lì e dici, ma guardi, cioè, mi faccia il solito scoperto di conto corrente 10.000 che devo comprare le magliette che poi vendo in un mese e mezzo nel negozio, e dopo glielo restituisco. Dice, sì, 10.000 non te li do neanche se mi vendi la statua che hai in casa. Okay? Quindi quello che questo succederebbe sarebbe drammatico, ma facciamo finta che tutta sta roba magicamente, Bagnai, che è diventato praticamente il fratello maggiore di Gesù Cristo, la sistema. C'è già Marco Pannella che gli fa competizione, ma meglio due che uno. Allora, c'è un altro problemino però, e questo qua veramente è difficile da risolvere, ed è il debito pubblico. Facciamo addirittura finta, perché vogliamo eliminare il problema, che magicamente Bagnai, che hanno fatto ministro di tutto, oltre che primo ministro dell'interno, della difesa, così metti i carri armati in piazza, la gente non assalta niente, riesce anche magicamente a eliminare il deficit pubblico, che come sapete viaggia al livello di 3%, aumenterà delle tasse, taglierà delle spese, non lo so, non importa, non c'è più deficit. Cosa vuol dire che non c'è più deficit? Che di per sé lo Stato italiano riceve da noi tanti zecchini quanti deve spendere, quindi non ha più bisogno di andare a prestito da nessuno. Magia delle magie, ma te la concedo anche questa, perché lo faccio? Perché voglio arrivare al punto, quello più drammatico. C'ha comunque
2 trilioni di debito con qualcuno, di cui sia chiaro il 65% con cittadini italiani e il 35% con cittadini esteri. I debiti non sono console, cioè prestiti che durano per sempre, in cui paghi solo l'interesse dei hanno delle scadenze. Quella media italiana è di 7 anni, ma questo vuol dire che ci sono parecchi miliardi, mediamente circa 400, che ogni anno scadono e bisogna rinnovare. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene Franco Puglia, scusami Franco, lui dice, ecco qua, ti avevo prestato 100, restituiscimi 100, adesso ci ripenserò se te lo rifinanzio o meno, ma magari ho delle spese, voglio comprarmi lo yacht, o la casa in montagna. Franco dice, no, io non te li voglio prestare più, ma non perché sono cattivo, semplicemente perché te li avevo prestati prima. Però c'è la Lorena che dice, no, io invece ho risparmiato, ce li ho io i 100, li metto io. E così di solito funziona. Il problema è che se ci siede sta cosina qui, abbiamo un problemino. Perché? Perché Franco deve ricevere i suoi soldi e io non li ho, perché Franco vuole 100 euro. Quindi io devo andare dalla Lorena e dirgli, me li presti quei 100 euro. Allora la Lorena cosa farà? Dirà, beh, io i 100 euro nella forma di zecchini magari ce li ho. E in questo momento i 100 zecchini valgono in teoria come 100 euro, quindi te li presterei. Però lo so che siccome me li chiedi a prestito per 3 anni, e nei 3 anni i 100 zecchini perderanno valore al 15% all'anno, tu mi dovrai pagare durante questi 3 anni degli interessi tali che mi compensino per la perdita in conto capitale, giusto? Allora io sarò costretto a dire a Franco, aspetta un attimo, adesso devo convincere Lorena ad accettare un tasso di interesse. Al momento noi, sarà anche cattivo l'euro, ma abbiamo dei tassi di interesse sul debito che sono ai minimi storici. Sono ai minimi storici. Possono anche sembrare alti, ma rispetto a quello che pagavamo, sono bassi. Allora, molto probabilmente questo non succederà. Perché sono bassi? Perché nessuno si aspetta la svalutazione dell'euro, né nessuno si aspetta una grande inflazione. Lorena invece sullo zecchino si aspetterà la svalutazione dello zecchino e grande inflazione. E dirà, se i calcoli di Bagnai sono giusti, sta roba perde 20% di valore all'anno. O 15, quello che volete. Facciamo un numero piccolo, anche 10, tanto basta per andare al collasso immediato. Ok? Quindi, i 3 che pagavi prima a Franco li voglio anch'io, perché mica sono scema. Più i 10 che mi freghi con la svalutazione, io voglio il 13. Bene, quindi noi passeremo praticamente istantaneamente da tassi di interesse al 3 a tassi di interesse al 13. Siccome gli interessi bisogna pagarli con le tasse, questo vuol dire che anche solo che tu rinnovi i 400 miliardi o anche i 300, un ottavo, facciamo un ottavo di debito pubblico all'anno, questo invece di costarti il 3%, ti costa 5 volte di più, 4 volte 5 di più, d'accordo? Quindi il costo per interessi che bisogna pagare con tasse, che oggi si aggira sul 5% del prodotto interno lordo, diventerebbe tranquillamente del 18%. Chiaro. Però, qua bisogna trovarli da qualche parte, cioè bisogna tassare in qualche maniera, per cui o tagliamo la spesa immediatamente del 15% o aumentiamo le tasse del 15% di prodotto interno lordo. Certo. Però scusami, Franco Puglia, che ti aveva comprato i titoli di Stato, no, aveva guadagnato leggermente di più, adesso con lo spread basso, comunque di più del suo collega tedesco che aveva preso i titoli di Stato tedesco, oppure anche incrociati, perché tu potevi prendere quelli tedeschi e il tedesco quelli italiani. Quindi l'obiezione che fanno è, in parte, magari 20 volte gli è andata bene, alla 21esima, al 21esimo ciclo di investimento in botto, in BTP, quello che è, gli è andata male, si è beccato la svalutazione. E lo freghiamo Franco, è vero, no, era l'altra. No, no, faceva parte quello un punto e mezzo o 2 punti in più che lui riceveva, incorporavano il rischio che lui si assumeva. Certo. Beh, tante volte gli è andata bene e ha fregato Schulz, la 21esima si becca la svalutazione, va in pari, perché c'era il rischio. Le altre volte che gli è andata bene, che è stato remunerato di più. Dunque, allora capiamo, nella cosa che ho descritto io, Franco va tranquillo, non lo freghiamo. Quella che freghiamo è Lorena, anzi non la freghiamo, è Lorena che ci frega noi, perché siccome lui gli restituiamo gli euro tranquillo, no? O comunque gli restituiamo istantaneamente gli zecchini, lui li cambia istantaneamente in altri euro, scappa in Tedeschia e Franco tranquillo, pulito, un uomo velocissimo, alla velocità della luce fa tutto. E Lorena, che ti chiede molto. Lorena rischia di essere fregata, siccome non è scema, evita di essere fregata, e come abbiamo visto
ci fa involontariamente andare al collasso tutti a botte di tasse per pagare gli interessi, poi dice io i soldi te li presto solo se mi dai il 14%, se no non te li presto. E c'è, e c'è quindi quel lato lì. Perché allora, quegli scherzetti lì. C'è un'altra ipotesi, freghiamo il franco, che è quello che suggeriscono questi. Loro dicono, ma no dai, al franco gli è andata bene fino adesso, fregatelo. Cioè lui, invece di dargli euro, gli restituisci zecchini che stampi tu, svalutati, lui il giorno dopo dice, porca loca, Boldrin, disgraziato, visto che era comunista, ma ha fregato anche stavolta, ha fregato il capitalista, ma ha restituito 80 dove mi aveva promesso 100. Allora sai cosa succede in questi casi? Succedono due cose. Uno, Franco si incazza come una bestia perché è diventato più povero, non può più comprarsi la casa in montagna e calano i famosi consumi, perché è un italiano che è meno ricco di quello che era prima, o più povero, scegliete voi. Quindi c'è subito quello che si chiama un effetto ricchezza, all'improvviso quei 65% di debito pubblico italiano detenuto da italiani, che lo detengano direttamente o indirettamente attraverso le banche, la stessa roba, alla fine lo detengono gli italiani. In fondo pensione, in quello che vuoi tu, in conto corrente, la RAVA, la FAVA, o proprio perché hanno le cedole comprate come investimento personale, comunque sono loro. Si svegliano la mattina e dicono sono del 20% più povero, che non è esattamente una buona notizia. No, ma lui la casa non la compra al Stad, la compra a Chiesa Valmaleco. Ma non importa, lui, uguale. Ma no, lui, ma no, perché il signore che gli vende la casa, mica è mona, aggiusta, perché siccome ha la scelta tra venderla a Franco e venderla a un tedesco, dice, io quello vale la casa. Cioè, no. Allora, c'è un tot di italiani che si svegliano la mattina e dicono ma hanno appena fregato il 20%, altro che amato nella notte. Quanto fu quella sui conti correnti? 0,6. Cioè, c'è un frusaglio in confronto, eh? Beh, tra 0,6 o 1% e 20 c'è una bella distanza. Poi no, aspetta, comunque ti abbiamo fregato. In secondo luogo, visto la fregata che si è preso, non ti presta più niente. Infatti gli argentini sono lì che fra un po' si vendono la mamma per cercare che il fondo monetario gli presti 2 lire. Cioè voi sapete che questi non usano più l'aereo presidenziale perché sanno che glielo espropriano appena a terra in un paese dove ci sono i debiti in corso. No, no, non sto scherzando. Il tango 1 non vola fuori dall'America Latina, inclusa l'Italia, perché alcuni dei signori alla Franco, fra cui quel cretino di mio padre, che me lo tenne nascosto per anni perché, sì, perché si fece fregare, siccome c'aveva il figlio che glielo diceva, le sorelle me lo rivelarono anni dopo, dice, il papà che per Cheesecake, perché... però non lo sa che io dire perché sennò ha paura, però cioè, i tedeschi eccetera, ci sono delle cause tuttora in cui anche risparmiatori italiani che si è preso la fregata argentina stanno cercando in tutto il mondo, ovunque possono, di portare in tribunale la Repubblica Argentina e di appropriarsi di proprietà qualsiasi che dall'ambasciata che possano o edifici, quello che vuoi tu, che possono essere considerati come proprietà della Repubblica Argentina, in riparazione del debito. Quindi inizia una specie di guerra infinita, no? Di questo tipo qua. E Bergoglio non li mette lì su. No. Tanto salutiamo i 50 che si sono collegati via streaming. Abbiamo saluti 50 con il collegamento. Poi c'è il famoso 35% degli stranieri, e quello è peggio ancora, perché fanno tutto come Franco, però di più. Perché dicono, vabbè, italiani ci hanno fregato, il mondo è pieno di gente che si vuole indebitare, glielo vado a prestare a quegli altri che sono più. Per cui i tedeschi, per esempio, che già non pagano un piffero di interesse, arriverà ancora più gente a dirgli ma li volete i soldi miei, ve li presto a niente. E loro contengono, ma certo, prestami, intanto prima pagavo l'1% di interesse, adesso pago lo 0,5, grazie Bagnai. Anche Jean, mister Bagnai, grande, mi comprare più crauti. No, cosa del genere. No, perché funziona così. Sì, però all'improvviso ci manca il 35% di finanziamento. Che cavolo facciamo? Facciamo un bel grande fall, tanto sono stranieri. Cioè, non è che ci invaderanno, però qualche proprietà in giro per l'Italia, in giro per il mondo, lo Stato italiano ce l'ha. Cioè, l'assalto legale alle proprietà dello Stato italiano in giro per il mondo sarebbe fantasmagorico. Teniamo anche conto che lo Stato italiano, purtroppo, possiede non solo edifici e cose di questo tipo che magari servono per fare la politica estera, possiede anche o controlla l'ENI, l'Enel, la Finmeccanica, Avio, tutte belle aziende che in giro per il mondo hanno degli asset. E se tu convinci il giudice in Kazakhstan piuttosto che in Libano o dove vuoi tu, che quella proprietà, almeno per una quota a parte, quella fabbrica, è dello Stato italiano che ti ha appena fregato sul debito, può anche succedere
che il giudice francese o quello che vuoi tu decida di sequestrarla e di rivenderla per ripagare i creditori dello Stato italiano francesi, quali si stanno cercando di rivalere. Cioè, se valsa per l'Argentina, non è detto che non debba valere per noi. Cioè, voglio dire, il livello di cataclisma che questa gente genererebbe per i primi 2 o 3 anni è tale che chiunque abbia, non dico cervello, ma non aria fra le orecchie, gli viene da ridere, perché è così assurdo che davvero, cioè, è una tragedia allucinante. Capisci? Certo. Quindi questo già di suo è un dice che l'uscita è folle, anche ammettendo, ma non concedendo, che poi ci sia il miracoloso effetto sull'economia italiana della svalutazione. Ecco, perfetto. Ti leggo questo, allora, nel raccontare, questa è l'uscita, è l'evento finale di tutta un'analisi che loro portano avanti, no? Dice, alla fine dobbiamo uscire, lo facciamo così, 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 e tu hai spiegato perché non è una buona idea. Loro raccontano di come invece si crea il problema raccontando il cosiddetto, appunto, ciclo di Frankel, che è una in 7 fasi, di cui leggo la prima. Fondamentalmente, dovresti anche dire chi è sto Roberto Frankel. È un economista argentino. Uno sputtanato totale a livello mondiale. Però è molto, il concetto è questo, che il problema è che queste idee stanno diventando molto popolari. Quindi bisogna anche la maga magò. E certo, anche Topolino è popolare. Va bene. Allora, leggo questo e un po' di un documento. Allora, cosa succede? C'è immaginiamo un'area, diciamo, dell'eurozona. C'è un paese sviluppato, il centro, la Germania, con una forte base finanziaria e industriale. La periferia sono l'Italia, la Grecia, eccetera, con paesi relativamente arretrati. Il centro suggerisce alla periferia, qui siamo all'inizio, la fase 1, la liberalizzazione dei movimenti di capitale e l'adozione di un tasso di cambio fisso, l'euro. Prima bugia. Ok. Poi una bugia storica. Chi è che ha più di 40 anni qua in sala? Tanti. Boh. Qualcuno si ricorda cos'è successo tra l'89-90 e il 92-93, quando si è deciso di cominciare con l'ISM, eccetera, di andare per l'euro in Europa? No, è successo di grande. È successo, no, perché raccontano balle. Capisci? Cioè, Roberto Frankel, lasciamo stare. Altrimenti mi lancio in aneddoti personali su Roberto Frankel. Quindi, no, andiamo un punto per. Perché quella frase secondo cui il centro, cioè la Germania, è andata a convincere noi, i francesi, gli spagnoli, i greci, di assumere l'euro, è una balla storica. L'euro è stato imposto ai tedeschi manu militari, letteralmente, manu militari, attraverso la NATO e la minaccia di quel deficiente di Clinton, che non ho capito perché abbia ceduto al ricatto di Mitterrand e Prodi, ok, e di Ciampi e compagnia, come condizione per permettergli l'unificazione, perché quello è ciò che è successo. Tra il 90 e il 92, vi ricordo, la Germania si è unificata, è caduto il comunismo, tutta quella roba lì. È venuto, non ho mai capito bene perché, una cacarella gigantesca alla sinistra europea, la quale ha detto, oh mio Dio, Deutschland, Liberales, questi ci scappano. Cioè, se vi andate a leggere i giornali del tempo, vedrete che dotti signori, che adesso scrivono l'opposto, ci spiegavano che la tendenza secolare naturale della Germania di andare ad est verrebbe rafforzata dall'unificazione, l'Europa, nel senso di comunità europea, perderebbe la Germania andava vincolata politicamente al baricentro europeo e per farlo occorreva legarla mani e piedi a noi, chiedendogli di cedere a tutti noi, che quel tempo avevamo i tassi di interesse al 18, non mi ricordo, siamo adesso 14-15%, i rischi di inflazione, nel 92 siamo stati costretti a svalutare, abbiamo rischiato il default sul debito pubblico, è arrivato Amato nella notte, eccetera, 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 di dare questo grande regalo impegno all'Europa debole, che era la solidità finanziaria del marco, la garanzia che non di una svalutazione, la garanzia della non inflazione, in cambio della nostra concessione, che poi era quella NATO, di dirgli ok, vi potete unificare. Kohl provò a resistere per un po', grande statista, devo ammettere che per quanto non mi fosse simpatico, era uno di una certa capacità e visione politica, lì mancò. Non andò a vedere il bluff di Mitterrand, perché secondo me se lo vedeva vinceva lui, e cedette, secondo me avrebbe dovuto dirgli, ah sì,
Io il marco me lo tengo. Tu poi, se vuoi fermare 19 milioni di tedeschi dell'est, che uscendo dal comunismo si metteranno a camminare, tireranno sul muro di Berlino e verranno magari a passeggio a Parigi a spiegarti che loro vogliono fare la Germania unificata, fallo pure. Manda i carri armati della NATO, vediamo se succede. Non sarebbe successo. E ci saremmo evitati anche l'euro. D'accordo? Però così nacque l'euro. L'euro fu un'idea Mitterrand italiana, basata sull'ipotesi che se non vincolavamo la Germania all'Europa facendogli regalare il marco chiamato euro al resto d'Europa, la Germania se ne sarebbe andata per gli affari suoi, che ne so, a fare affari con la Polonia o vedete un po'. Quindi, cioè, no, ma lo so che è banale, cioè qualsiasi persona che... Una frase di Andreotti che disse: la Germania vuol fare Deutschland über alles. A quell'epoca. Sì, ma era la loro idea. Però il problema è che siamo stati noi a imporgli l'euro come condizione per autorizzare l'unificazione, per permetterla politicamente e militarmente. Quindi, allora, prima balla. No, è importante, certo, notare che certo, la gente che costruisce, sai, la gente che costruisce i propri argomenti su balle, noi ne sappiamo qualcosa. Sanato questo problema storico, loro la vedono così. Allora, cosa succede? La Germania ottiene due vantaggi. Visto che in periferia normalmente i tassi di interesse sono più alti, no? Perché non sappiamo, il centro può prestare i propri capitali lucrando la differenza senza patire il rischio di cambio, che il cambio è fisso. Per la periferia, arrivo a questo punto, questa liquidità relativamente a buon mercato e qui subentra il secondo vantaggio per la Germania. Droga con i propri capitali la crescita dei redditi della periferia. Il centro si assicura un mercato di sbocco per i propri beni, cioè praticamente i cittadini greci italiani ricevono questi soldi dalla Germania e sono costretti, adesso più volte usa la parola proprio costretti, a spenderli con che cosa? Con prodotti tedeschi, cioè come se fossero proprio forzati, cioè invece di comprare cose utili che magari per assicurare la propria crescita, li spendono così in libagioni di birra. Di nuovo, bugia, ci sono tre le bugie. E di nuovo, io non sto facendo ragionamenti logici, come prima, voglio ricordare solo i fatti. I fatti sono i seguenti. Fatto numero uno. Al tempo noi pagavamo un tasso di interesse sul debito pubblico altissimo. La Germania pagava un tasso molto più basso. Sia chiaro, nel mondo in generale, cioè a partire dalle politiche di... oh mio Dio, c'è la medesia, insomma. Volcker, negli Stati Uniti, con la prima amministrazione Reagan, e poi progressivamente un po' in tutto il mondo, gli anni 80 e i primi anni 90 sono fasi in cui con restrizioni monetarie si riesce a uccidere con l'inflazione che era diventata molto alta, molto destabilizzante, quindi l'inflazione sta calando un po' in tutto il mondo, a velocità diverse, l'Italia ci arriva ultima, assieme alla Spagna, però sta calando. Siccome cala l'inflazione, calano anche i tassi, perché come chiunque presta anche solo 100 lire sa, se l'inflazione è molto alta, il tasso di interesse che chiedo è proporzionalmente più alto, se è bassa chiedo meno, perché mi devo proteggere da una svalutazione minore. Ora, in parte i tassi stanno scendendo in Italia, anche in Germania, usiamo questi due paesi, ma vale per tutti, quindi c'è una diminuzione dei tassi che nulla ha a che fare con l'euro, è diciamo così naturale. In realtà un po' ha a che fare con l'euro, perché la maniera in cui nei mercati europei, specialmente quelli dell'Europa del Sud, diventa credibile il rientro dall'inflazione è proprio perché ci leghiamo ai comportamenti della Bundesbank. Comunque c'è anche uno spread al tempo. E se voi vi guardate lo spread del tempo nel 92, 93, 94, fra tassi di interesse tedeschi a ogni data e tassi di interesse italiano, è di un buon 5 punti. 4,5, 4,8, 5,2, non voglio... Ah, dopo spunto a Bagnai che è lì che sta guardando in Wikipedia mi dice no è sbagliato, non è 4,8, era 4,7, non importa. Quello spread a partire dal 95-96 collassa per l'Italia, collassa per la Spagna, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che proprio ci riducono i tassi di interesse a cui prendiamo a prestito, quindi l'affermazione che loro fanno è falsa, cioè non prestano a noi a tassi più alti, ma a tassi più bassi di quelli che stavano prestando. E questo comincia nel 96, il collasso è rapidissimo, perché l'euro acquista molta credibilità, e già nel 97, adesso potrei andare in rete, ma insomma, praticamente arriva a zero entro la fine degli anni 90.
il differenziale, quello è risparmio netto nostro, mi dispiace, la potete girare come voglio, quello è risparmio netto nostro, perché il differenziale fra i tassi nostri, i tassi tedeschi, tant'è che a partire dal 2000 praticamente la differenza fra tassi di interesse sul debito pubblico italiano e tassi di interesse sul debito pubblico tedesco oscilla tra 0 e 100 punti base, cioè tra 0 e 1%, pochi sono numeri tipo 50, 60, 70, 32, d'accordo? E questo quindi continua per un periodo di almeno 8-9 anni, da circa 98 a circa 2007. Quindi è vero il rovescio. Se fosse vero che in quegli anni sono i tedeschi a prestarci soldi perché vogliono lucrare, bla bla bla, che adesso non c'è più rischio di cambio, stanno perdendo 4 punti tutti gli anni, che prima invece avrebbero lucrato, perché erano 4 punti non spiegati da differenziali di svalutazione, non spiegati da differenziali di inflazione, ma era puro rischio. Gli italiani sono rischiosi, no? E tu avresti detto, non è vero che sono rischiosi perché alla fine pagano, quindi era proprio denaro che si mettevano in tasca gratis, sparisce. Quindi è vero l'opposto di quello che questi signori dice. E quello, permettimi, quello è stato il grande regalo, gigantesco regalo dell'euro all'Italia. Che abbiamo sfruttato. No, che abbiamo buttato via grazie a Berlusconi e Tremonti, ma non solo a loro. Anche ha cooperato Prodi e compagnia. Cioè, a partire almeno dal 98 e a finire nel 2007-2008, quindi per un periodo di 9 anni, noi abbiamo pagato ogni anno un 3, faccio 3, che è un numero piccolo, per cento in meno di interessi sul nostro debito pubblico. Siccome il debito pubblico non è mai stato in quegli anni inferiore al 100% del PIL, giusto? Ed è stato per alcuni anni maggiore, ma di nuovo la prendo larga, 3 all'anno per 100% e 3% di tasse in meno all'anno. Moltiplicato per 10 anni è un 30% del PIL. Siccome il PIL italiano sono circa 1.600 miliardi di euro, sono in 8-9 anni 500 miliardi di euro di interessi pagati in meno e quindi di tasse degli italiani pagati in meno. Che Tremonti, Berlusca e compagnia se li siano bevuti è la loro colpa storica per la quale andrebbero passati, politicamente parlando, per le armi. Purtroppo gli italiani sembrano non volerli passare per le armi, io mi auguro che succeda. È un fracasso di soldi. 500 miliardi minimo, nei calcoli miei sono almeno 700, ma non importa, lascia stare, se no andiamo in una diatriba. Quindi, affermazione falsa. Veniamo alla droga. Ma senti, punto numero uno, nessuno obbliga gli italiani a prendere a prestito. Se poi i tedeschi, sempre questi tedeschi, fai tu, olandesi, finlandesi, danesi, sono così scemi da voler finanziare il nostro acquisto di consumi prestandoci i soldi. Dov'è il problema? Loro i soldi te li prendono, non c'è scritto attaccato e tu ti compri la BMW, che in Italia serve la BMW. Ok? La BMW te la compri tu, potresti andare a comprare la Fiat, potresti andare a comprare la Chrysler, che adesso è la Fiat, potresti andare a comprare quello che vuoi tu, la Panda, la Honda, la Randa, la Dinda, potresti riempirti di champagne. Da dove venga questa teoria balzana secondo cui i banchieri tedeschi hanno un potere mostruoso, da un lato di convincerci a prendere a prestito quando non avremo voglia, non vorremmo, e poi anche di convincerci che mangiamo krauti invece di mortadella, io non lo so su cosa basino questo fatto, anche perché questo fatto non esiste, perché di nuovo, se tu guardi la bilancia dei pagamenti e dell'intercambio commerciale fra Italia e Germania, le cose rimangono fondamentalmente stabili pre-euro, post-euro. Dove noi perdiamo, per quanto riguarda quella parte lì, è nella nostra capacità di competere con i cinesi. O di competere con le industrie, con le imprese tedesche in Cinesia, nota anche Cina, come Cina, ok? Ma per quanto riguarda noi e loro, più o meno, diretto, rimaniamo lì. Quindi, ulteriore balla, nota che non sto facendo argomenti logici. Sto solo constatando le basi. Anche perché poi devo spiegare perché nel 2013 la bilancia pagamenti va in... Al momento la bilancia, commerciale italiana è inattivo. Quindi... inattivo. E comunque con la permanenza. Esattamente. Vabbè, a questo punto direi che se ci sono altri punti da coprire, se no darei una stura delle domande e poi cogliamo l'occasione di avere Michele appunto alla vigilia del congresso per fare anche delle domande magari più strettamente politiche, se
Queste sono domande politicissime. Queste sono domande politicissime. Su questo si voterà il 24 maggio. Assolutamente. Poi appunto, siamo a... Piave mormorava. Quindi... È il giorno quello lì, calmo e placido. Mi è venuto in mente all'improvviso. Se ci sono delle domande, a questo punto direi... col microfono in modo tale che possano sentire anche gli amici in streaming. Allora, teniamo che uno. Ormai sono diventati 60. Teniamo uno e passiamo l'altro. Possiamo girare. No, Luigi. Se sono complicato, me lo dite, perché io delle volte mi perdo. È già aperto, vada. È già aperto. Sì. Però io sono quasi un nuovo iscritto da 16 gennaio. Benvenuto. Ecco, io però volevo... Si ha così pochi che ogni volta che ne arriva uno nuovo gli facciamo una festa. Ma io sono un po' speciale, io non voto da più 92. Beh, in Italia lei non è più speciale, fa parte della maggioranza relativa della popolazione. Io vorrei portare però il problema in modo diverso. Qui si parla euro sì e euro no. Ma la mia domanda è un'altra. Allora, io ripeto da 50 anni che uno può benissimo fare il pieno di benzina, cambiare l'olio, i filtri dell'olio, dell'aria, e spazzo, le gomme, certo. Così via. Ma se paga l'indirizzo, lui a destinazione non ci arriva. È corretto? So far so good. Ora, il problema che io non riesco a capire è perché noi limitiamo la decisione, sì o no, a un fatto strettamente economico. Perché per conto mio, ciò che conta è l'obiettivo. Se non è chiaro l'obiettivo dove dobbiamo andare, la scelta che apparentemente sotto il livello economico può essere corretta, ma sotto il livello strategico non lo è. Quindi io direi che la prima cosa da fare prima di decidere un patto di questo tipo, cioè una scelta che è di tipo strategico, alla fine si rivelerà tale, non sarebbe forse meglio decidere dove vogliamo andare? Premetto che io sono d'accordo a rimanere nell'euro, ma non per le ragioni che lei ha detto, perché ritengo che in vista di un obiettivo di grande, perché è l'obiettivo della vita di questo paese, i sacrifici non vadano proprio misurati in quel modo. Ok. Facciamo oggi subito. Sì, perché è una domanda difficile da rispondere, nel senso che sa, cioè, da un lato non ho nessuna autorità per dire dove dobbiamo andare, dall'altro io sono una persona che tuttora, infatti alle elezioni europee, nella misura in cui riusciremo a essere presenti, e se riusciremo a essere presenti, noi insisteremo che il problema non è l'euro, il problema è ritornare, diciamo così, back to basics, a lavorare sull'Europa, l'espressione retorica elettorale sarà dei popoli. Concretamente vorrà dire creare la maniera per cui la gente possa muoversi e vivere in un posto o nell'altro, lavorare in un posto o nell'altro senza sentirsi straniero e senza particolari difficoltà, accettare un fatto banale che sarà difficilissimo, che creerà tanta animosità, ma che gli europei, se vogliono l'Europa unita anche solo a un livello minimo, devono accettare, occorre avere una lingua comune. Non è possibile essere uniti senza una lingua comune. E mi dispiace per i francesi, i tedeschi, gli spagnoli e anche gli italiani. Ce n'è una sola. Io ho vissuto in Canada. Quindi o accettiamo che cominciamo a arricchire i giovani ragazzi e ragazze inglesi, che si vuole, sì, ma insomma, io ho un figlio che parla tranquillamente tre lingue senza nessun accento in maniera perfetta, il veneto un pochino con un po' di accento perché purtroppo non gli hanno insegnato bene, per cui è perfettamente possibile per i ragazzi giovani, però per farlo occorrerà prendere delle decisioni vere, che stavo scherzando ma neanche tanto, arricchirà la gioventù inglese o di lingua madre inglese, perché potranno venire a farsi i periodi au pair in poi tutta Europa a insegnare poi lingua semplicemente parlando con i ragazzini degli altri paesi e così la prendono. Senza queste cose qui l'Europa assieme non si fa, e tante altre cose, la facilità di stabilire residenza che tuttora è complicatissimo,
centinaia di cose concrete che questa Commissione, questo Parlamento hanno ignorato per 30 anni dedicandosi a altre cose. Io credo che questo occorra fare. Poi dopo, dove vogliamo andare? Sai, è complicato, qui dove i popoli, dove le nazioni vogliono andare, a volte cambiano idea. Credo che l'Europa abbia bisogno, specialmente l'Europa del Sud, abbia bisogno di recuperare fiducia nella sua capacità di generare ricchezza nuova, di crescere, eccetera. Però meglio di così è difficile dire, perché se uno è Dio lo può decidere, altrimenti... Non lo so, io ho l'impressione che la mancanza di questo obiettivo sia la ragione principale di questo comportamento schizofrenico okay. che abbiamo. Facciamo girare un po'. Se osserviamo, oscilliamo tra una posizione e un'altra. Quando mi sente discutere nelle varie trasmissioni televisive e anche non, si accorge che vogliono una cosa e contemporaneamente ne vogliono un'altra che è esattamente il contrario della prima. Lei mi stimola, dopo faccio un'osservazione sulla Lega Nord, ma passiamo ad altri. Buonasera professore, prego. Mi chiamo Ettore Greci e lei ha fatto una disquisizione perfetta sul piano dell'economia politica, sulla quale io non ne ho la competenza, ne voglio contrastarla assolutamente. Però io ritengo che oggi il discorso euro sì, euro no, sia un discorso di altra natura, che provenga dalla miseria probabilmente che si è prodotta per le ragioni che lei ha detto anche prima e che condivido pienamente, è nella ora le chiedo, il problema è che i fondatori dell'Europa, io ho un po' più di anni di lei, quindi ricordo il 1957 quando Gaetano Martino insieme a Antonio Segni firmò a Roma il patto per l'Europa a 7, oggi siamo a 28 mi pare. E andiamo a raccattare tutte le nazioni che probabilmente potrebbero maturare un pochettino più lentamente il loro processo prima di accedere all'Europa. Ora, allora si pensava ad un'Europa politica. Non è possibile avere un'Europa dove ci siano diversità fiscali, quali quelle che ad esempio ci sono tra Lussemburgo e l'Italia. Non è possibile avere un'Europa dove il costo del lavoro sia estremamente diverso, come c'è ad esempio tra, adesso la Svizzera non possiamo mai in Europa, però l'imposizione fiscale in Italia supera il 44,6%, se facciamo i chilometri più a nord troviamo un'imposizione media attorno al 26%, 20 punti meno. Allora il discorso le dico, oggi probabilmente non cavalcano i demagoghi. Lei ha ragione, ma i demagoghi hanno facile presa sulla gente che o si suicida o chiude le aziende. Soltanto qui in Brianza il Tribunale di Monza ha registrato nel 2013 252 fallimenti. Allora, come possiamo dare delle risposte euro sì, euro no? Probabilmente la risposta euro no è una risposta emotiva. Talmente che oggi la cavalca Grillo, la cavalca dei Fratelli d'Italia, la cavalca la Lega, perché? Perché la gente sta male. Ah, su questo non c'ho dubbio alcuno, certo, non sono consapevole. Allora, il discorso che lei ha fatto è un discorso che ha un fondamento di economia politica assolutamente incontestabile. E io su questo le dico, vengo da una scuola, ho fatto parte di un partito per soltanto 20 anni, seguone per la vicenda d'Ottora, nella quale economisti cedevano e cedevano di carico. E le dico, la sua collusione di questa sera è una collusione che non fa una grezza. Però il discorso è diverso. È calata una miseria in Italia. Le ragioni quali sono? Allora, guardi, appunto, il problema è quello. Bisogna avere comunque, anche di fronte alla reazione emotiva, è proprio perché è emotiva. Prendiamo in politica e non... in economia, occorre avere la lucidità, anche un po' il coraggio, nonostante ti aggrediscano. Lei, beh, io non voglio mica farle eroe, anzi me ne frego in una maniera più totale, ma da un anno e mezzo a sta parte so che ho di essere il nemico pubblico numero uno dei vari bagnai, borghi e compagnia cantante, perché mi diverto a sbeffeggiarli.
E infatti non hanno nessun coraggio venire a discutere in pubblico né con me né con persone serie, perché sanno di non avere argomenti. Quindi bisogna avere il nostro coraggio. E bisogna averlo soprattutto perché se davvero sei convinto e sai che il problema non è l'euro, ma il problema è questo Stato italiano così come è fatto, così come funziona, devi cercare di spiegarglielo alla gente per duro, complicato e impopolare che sia, perché almeno c'è la coscienza in pace, il che aiuta a dormire la notte e anche a fare delle altre cose di notte e di giorno. Mi permetta anche di osservare però, per essere attento, che occorre cercare di capire cos'è che la politica può fare e cos'è che la politica non può fare, perché un altro mito italiano è che la politica può tutto, ed è una delle ragioni per cui in Italia ogni volta che c'è un problema pensiamo che si risolve con un intervento statale, con un decreto legge, con una legge, con un provvedimento, insomma, con un atto politico, sia esso del Comune o del Presidente della Repubblica o tutti i livelli intermedi. Ora, ci sono cose che la politica non può fare, può facilitare, può rendere possibile o impedire, ma non può fare. Due lei ne ha menzionate e sono due cose molto diverse, su una sono d'accordo, sull'altra no. Prima le dico quella su cui io sono d'accordo. Io sono d'accordo che è difficile mantenere un paese, un'entità politica con una comune moneta e quindi con una comune politica monetaria, e se finalmente ci riusciamo, che sarà una delle battaglie da fare in futuro, una comune organizzazione e regolamentazione bancaria, cioè del sistema che alla fine trasmette la politica monetaria al resto dell'economia, senza avere meccanismi o ben politici o ben economici che favoriscano l'omogenizzazione socio-economica di questo paese, che in questo caso sarebbe l'Europa dell'euro, il paese in questione. Quello che però ho anche imparato, e fin là va bene come obiettivo, quello che però uno impara quando guarda le esperienze dei paesi a struttura federale, eterogenee, eccetera, eccetera, con una comune moneta, impara che la politica può rendere quelle cose possibili, ma non farle automaticamente. Si guardi l'esempio che tutti usano, che secondo me è l'esempio adeguato, gli Stati Uniti d'America. Se lei prende gli Stati Uniti d'America del 1870, l'eterogeneità economica dei vari stati è enorme. Ma anche se lei la prende nel 1911 è enorme, anzi è maggiore, perché il Sud ha preso una tal legnata, anche vendicativa, anche ingiusta, c'è ancora insomma, venne massacrato dagli Yankees dopo la guerra civile, che la sua arretratezza economica si ingigantì fino a diventare enorme, specialmente fra le due guerre. Ora, oggi questo non è più vero. Se lei guarda la differenza dei livelli di reddito fra i vari stati degli Stati Uniti, è inferiore a quella fra le regioni italiane. Il processo di come c'è l'articolo migliore, guarda caso, in italiano, assieme a Francesco Caselli, un signore che aveva firmato per fare prima dell'esplosione, che sta a LSI, Francesco fa quelle cose, e ci ha lavorato, e lei guarda come avviene il processo di convergenza economica di Mississippi, Alabama, Tennessee, eccetera, verso Massachusetts, quelli più avanzati, e scopre che avviene, specialmente nel post Seconda Guerra Mondiale, le farà ridere, ma l'adozione generalizzata dell'aria condizionata è stato un grande fattore, si fa molto molto caldo ed è molto molto umido nel sud-est degli Stati Uniti, impossibile piantare fabbriche lì senza aria condizionata. Ma avviene anche perché i movimenti migratori vengono liberalizzati, il movimento di capitali c'è, infatti dal punto di vista dei lavori fatti da Francesco e da altri, il movimento della gente, cioè il libero flusso migratorio a ricerca di posti di lavoro più soddisfacenti, è il fattore di convergenza principale, non l'unico, sia chiaro, principale. Poi ci sono anche politiche federali, ci sono gli interventi fatti per rompere la discriminazione razziale, tante cose. Questa è una cosa che l'Europa sta facendo molto poco e molto male, a mio avviso, ed è una cosa che si può fare. L'altra cosa invece non sono d'accordo, ed è banale, anzi un bene di un sistema federale. Non è vero che per avere l'Europa unita, per avere una politica monetaria comune, occorre avere una comune politica fiscale, anzi, questo è uno dei grandi vantaggi di un'organizzazione federale. È perfettamente bene che Lussemburgo faccia il Delaware d'Europa, e le faccio il paragone con gli Stati Uniti, perché stimolerà l'Italia a fare un po' di meno la California d'Europa, o peggio ancora il Massachusetts.
Nel senso che la possibilità che diversi paesi scelgano politiche fiscali diverse e quindi decidano di attrarre o di non attrarre certi tipi di produzione di lavoro è un fattore di concorrenza fra paesi che permette alla gente di scegliere dove andare. Assolutamente salutare se è possibile per la gente però muoversi. Chiaro che se non c'ho la lingua in comune, se la pensione non è trasportabile, se i regolamenti amministrativi sono diversi, eccetera, eccetera, casca il palco. Quindi sì, ma allora capisci, il problema non è, qui è importante politicamente, perché altrimenti facciamo i socialisti. Non perché fare i socialisti sia di per sé cattivo, perché purtroppo non funziona. Funzionassi sarei anche contento, una volta ci credevo, dopo ci ho pensato, non funziona. È un gatto che non mangia il topo. Pensiamo che sia un gatto e invece un cane. Abbaia e non morde. Se noi ragioniamo che per avere l'Europa unita bisogna imporre a tutti le stesse tasse, è una follia perché l'unica cosa che garantiremo è che tutti si aggiusteranno alla tassa più alta, perché guardi, non esiste politico buono, l'unico politico buono è il politico dimissionario. Altri avrebbero detto morto, ma è volgare, è un po' aggressivo. Dimissionario mi sembra più, o sostituito mi sembra più appropriato. Quindi che sia di destra che di sinistra, che promettano il paradiso in terra di un colore o dell'altro, non fa nessuna differenza. Se gli dai la possibilità di tassarti e di avere più potere, se lo prendo. Basta guardare in giro, è così. Quindi devi creare dei meccanismi federali ben fatti a questo servono, che per carità non sono magici, però ti permettono, attraverso la concorrenza fiscale fra diversi paesi, di porre almeno qualche limitazione alla voracità fiscale del politico di qualsiasi colore esso sia, ripeto, e qui davvero, come l'Italia prova, hanno tassato più quelli di destra che quelli di sinistra, quindi lei capisce che l'ideologia lì proprio c'entra più niente, arrivederci. Quindi su questo io sono dell'opinione che sia il caso di far capire anche agli italiani che non dobbiamo chiedere uniformità fiscale, dobbiamo chiedere seria concorrenza fiscale e forzare i nostri governanti a concorrere con l'Irlanda. Quando io sento dire ma l'Irlanda fa ingiusta concorrenza fiscale, io dico ma ben venga 10, 100, 1000 Irlande. Perché l'Irlanda che aveva un reddito per capita uguale al 60%, cioè i 6 decimi, che adesso c'è il Borghi che mi ascolta, era 65,3% dell'italiano nel 1985, adesso nonostante tutti i disastri, la supercrisi, ce l'ha comunque del 30% più alto di noi. E sono passati neanche 30 anni. E perché l'ha fatto? Perché ha fatto la concorrenza fiscale. Quindi ragioniamoci su queste cose, stiamo un po' attenti. Ora lei dice, ma allora com'è possibile che negli Stati Uniti lo facciano? Glielo dico. E qui si capisce Maastricht, qui si capisce il patto di stabilità fiscale, eccetera. Negli Stati Uniti, mentre ogni Stato può fare assolutamente quel che vuole dal punto di vista fiscale, quindi c'è una parte fiscale comune che è quella federale cosiddetta, cioè quella di Washington. Sì, c'è una parte federale comune per tutti, poi ogni Stato che perché fa la scuola, l'università, la salute dei poveri, le strade, tante cose, sono gestite e finanziate direttamente a livello statale, ogni Stato fa un po' quel che vuole, letteralmente un po' quel che vuole, ha un solo vincolo per stare tutti assieme, c'è un unico vincolo che li tiene assieme, ed è un vincolo di non farsi, di non pestarsi i piedi, di non prendersi per i fondelli uno con l'altro, che impedisce al Missouri e alla California di cercare di fregarsi un altro. Ed è, tu fai quel che vuoi, tassa i tuoi cittadini quel che vuoi, dagli le università che vuoi, vuoi fare il figo come in California che c'è Berkeley, che è tanto buona quanto Washington University o Princeton, va benissimo, costa un casino, tassali pure. O invece vuoi fare, che ne so, Kansas, che praticamente va male di università, va benissimo. Sia chiaro che quello che spendi te lo paghi e debito non ne metti. Perché il tuo debito diventa il mio debito, quando siamo nella stessa unione monetaria. Questo è il giochetto. Ed è una piccolissima clausola chiave che purtroppo in Europa, non credo per stupidità, perché a quel livello di ignoranza non ci sono arrivati, ma per falsa astuzia politica, i nostri politici di allora e quelli di adesso non hanno avuto il coraggio di introdurre. Quindi, se noi vogliamo tenere insieme la baracca, dobbiamo da un lato spingere per concorrenza fiscale, cioè per federalismo, e dall'altra cominciare a mettere paletti sulla capacità di ogni Stato, sul diritto di ogni Stato membro della federazione di emettere debito, perché quando ne emetti troppo, all'italiano, alla greca, all'improvviso, quel debito tuo diventa debito di tutti.
E allora gli altri si incazzano. Perché guardi, banale, qui siamo in Brianza. Io non riesco a capire perché noi italiani, specialmente quelli che hanno avuto qualche simpatia, non dico leghista come mio amico Mimmo o il sottoscritto, se per quello, io un po' meno del Mimmo, però anch'io ho peccato. Ma per carità, siamo anche divertiti. È andata a buca, ma anche quelli meno leghisti, ma un po' più con un senso del nord-sud, federalismo, eccetera, non riescono a capire che oggi, quando ce la prendiamo con la famosa signora un po' abbondante, stiamo piangendo e cercando di fottere i tedeschi nella stessa maniera in cui ne abbiamo accusato il sud Italia di fregarsi il nord per 40 anni. Lasci stare se abbiamo ragione o torto. Voglio solo far capire l'analogia. C'è una profonda contraddizione, una delle tante ridicole contraddizioni populiste di partiti come la Lega Nord e non solo la Lega Nord, che da un lato accusano i tedeschi o i francesi, gli olandesi, faccia lei, di egoismo, volontà di potenza, desiderio di dominio, perché non pagano i nostri debiti, e poi se la prendono con i famosi Terru, perché vogliono che, perché secondo loro i Terru vorrebbero che noi pagassimo i loro debiti. Capisce? Delle due l'una, ma non tutte e due. No, tutte e due. E questo va chiarito alla gente, va chiarito, perché è la stessa identica cosa. E secondo me è molto importante per capire quello che sta succedendo, molto importante. Non è un caso, infatti, che partiti populisti e profondamente falsi con il loro elettorato, come la Lega, e mi dispiace dirlo, forse uno dei partiti più contaballe che abbiano solcato il palcoscenico della politica italiana, oggi, si è notato, parlano molto meno del sud Italia, e c'è molto più questo giochetto di i tedeschi tutti cattivi, più gli immigranti neri, che sono loro che ci hanno portato il disastro. Perché bisogna evitare, no, che la gente si accorda che dici sia bianco che nero allo stesso tempo. Mi rendo conto che anche questo sia un ragionamento che possa sembrare un po' troppo, però è così. Vorrebbe dire complicato, ma insomma, però è così. Credo che occorra avere il coraggio di spiegarglielo alla gente. No, c'è ancora una domanda, se la sentiamo di rispondere visto brevemente. Intanto, prima della domanda, ovviamente, bravissimo, sono d'accordo di determinare la soluzione, è la concorrenza, e il federalismo vuol dire concorrenza, no? Competere, cercare sempre le varie soluzioni. Invece la domanda è questa: cosa diciamo a un signore di Seregno che è in pensione? Cioè, potere d'acquisto di un pensionato, se si esce dall'euro in un modo o nell'altro, che cosa succede? Cosa diciamo al pensionato di Seregno che è in pensione? Ma è la stessa cosa che dici al dipendente. Perché ecco, capiamoci, la famosa medicina, l'unico aspetto, no, che in una svalutazione può servire, ed è molto importante da capire, è che è una maniera surrettizia, nascosta, subdola, di ridurre i salari. Non li riduce tutti, riduce i salari di chi lavora direttamente o indirettamente per le imprese che esportano. Ma è quello che fa. Tanto vale dirlo. Possiamo anche discutere se sia il caso o meno, però diciamolo. È una maniera di tagliare i salari, senza dirlo. E quindi anche, se vuoi, le pensioni. Poi lì dipenderà dal giochetto, sai Mimmo, perché lo sai meglio di me, il giorno in cui per caso davvero svaluti e magari comincia a avere un'inflazione, ma io non sono mica uno di quelli che crede che ci sarebbe l'inflazione che esplode. Ma basta un'inflazione all'8%, al 9% per cominciare a fare effetto. Perché quando cominci a perdere il 9% all'anno, ti incazzi dopo 3 anni, perché hai perso il quasi 30, il 25. E allora lì i meccanismi sindacali, eccetera, eccetera, potrebbero rimettersi in moto. Tu mi fai l'inflazione del 10%, io ti pianto su un po' di manifestazioni in modo che voglio l'aggiustamento delle pensioni e di tutto il resto, degli stipendi pubblici, eccetera, eccetera, del 10% l'anno prossimo, perché mi aspetto inflazione. La qualcosa forzerà il governo a stampare di più per aggiustare e che creerà, eccetera, il meccanismo perverso che abbiamo visto negli anni 70-80. Quindi certo, la risposta è quella. E sulla questione della svalutazione, lasciatemi dire una cosa. Anzitutto c'è un gigantesco mito che le svalutazioni italiane abbiano salvato l'economia italiana. Perché basta guardare i dati, hanno avuto continuamente effetti brevissimi che nel lungo periodo, dopo 3 anni, sono spariti. La riprova più banale, che nessuno menziona, è che l'euro l'abbiamo già svalutato. Perché di nuovo, qui chi ha almeno 30 anni si ricorda che quando siamo partiti era 1,19 e poco dopo era 88 centesimi. In quegli anni io non mi ricordo un'esplosione dell'economia italiana.
giusto? Era quella una svalutazione del 30%, era mica bruscolino. Però io non mi ricordo nel 2001-2002 che eravate qua a Champagne, a Gogo, ostriche, no? Non mi ricordo grandi crescite dell'occupazione, il PIL italiano, il miracolo italiano, niente di tutto questo, eppure si era svalutato. Sul dollaro stavo. Non solo sul dollaro, sul dollaro. Non lo dico, l'esempio sì, sul dollaro, sul dollaro. Certo, sul dollaro. Non solo, se ci pensate, e qua spero non ci sia in sala qualcuno che m'accoltella perché sto facendo poco il politico e molto l'economista feroce. La svalutazione, quando c'è stata, è uno dei fattori responsabili per il fatto che noi abbiamo una piccola e media industria tecnologicamente arretrata e molto debole. Perché di nuovo è una questione di incentivi. Certo. Se io sono il piccolo imprenditore, bravo o non bravo, non importa, e faccio suole di scarpe, e arriva il tedesco, il cinese, il rumeno, capace come me di far suole di scarpe, ok? E quindi devo competere con lui. Se non mi svalutano, dovrò far soglie di scarpe migliori, diventare Geox, inventarmi i buchi che respirano, le scarpe suole che respirano, inventarmi delle macchine che le fanno più velocemente degli altri, che cavolo ne so. Certo. Okay? Quindi competere sulla qualità, la produttività, il prodotto, quelle cose lì. Che è una roba faticosa, che è una cosa rischiosa, certo. Che vuol dire fare l'imprenditore, vuol dire che magari la buchi, i buchi. Magari fai i buchi sbagliati, vince Geox e tu vai in fallimento. Così è la vita quando provi a innovare. Se invece ti fanno una bella svalutazione che ti dà l'impressione che il problema è risolto, non ti preoccupi. È una sola normale. Continui a fare le sole come prima, i tuoi operai sei riuscito surrettiziamente, ti hanno fatto il favore. E se lei guarda a molta parte, la parte debole che adesso sta beccando la botta feroce della piccola e media italiana, è una parte debole che se si fosse cominciata a aggregare, anche fallire, spontaneamente, ristrutturare, modernizzare, 25 anni fa, sarebbe oggi molto più capace di competere con la concorrenza estera di quello che è adesso. La svalutazione in realtà è una droga, è un oppio che ti addormenta, perché uccide le tue capacità imprenditoriali e tiene vivi anche gli imprenditori incapaci, perché sia chiaro, ci sono anche gli imprenditori incapaci, non è che... Cioè, dobbiamo avere il mito che siccome questo fa l'imprenditore sono tutti buoni, ci sono anche quelli che ci provano ma non sono capaci. Certo. Quindi la svalutazione nel lungo periodo in un paese ha un effetto veramente dannoso. Infatti non è un caso che tutti i paesi che svalutano tanto storicamente siano paesi tecnologicamente arretrati, e che paesi come la Germania o il Giappone per molto periodo, che hanno avuto cambi forti, siano paesi estremamente produttivi, dinamici, che continuano a innovare, che continuano, perché gli togli la soluzione facile e allora la necessità aguzza l'ingegno. Questo è un argomento molto forte. Non l'ho proprio dimenticato, l'ho appena menzionato. Ma gliel'ho appena menzionato, no? E l'ho appena detto che svalutare fondamentalmente è una maniera per ridurre il costo del lavoro, nel senso di ridurre i salari. Quindi non l'ho proprio dimenticato, sono partito da lì. Quindi è una maniera per ridurre i salari. Allora, quella è una maniera surrettizia di ridurre i salari, mantenendo la produttività costante. C'è un'altra maniera di ridurre il costo del lavoro. Perché capisci, il costo del lavoro, per chi non è presente, è costo del lavoro per unità di prodotto, è un rapporto. Patate per ora, ok? Allora, lo posso ridurre in due maniere, o riducendo il famoso numeratore, che è il numero che sta sopra della linea, o aumentando quello sotto. La svalutazione riduce quello sopra, di nascosto, e lascia intatto quello sotto. L'assenza di svalutazione, se vuole, il metodo Toyota, tiriamo fuori i giapponesi invece i tedeschi per una volta, è creare un incentivo per aumentare quello sotto. E siccome la ricchezza vera c'è solo quando produci di più, è il metodo giusto. Quindi legarsi le mani, nel senso di non avere continue svalutazioni cosiddette competitive, è semplicemente una maniera per stare lontani dall'oppio. Per carità, ogni tanto puoi anche farti una fumatina, neanch'io mi tiro indietro. Però poi lo rinchiudi bene nella cassaforte, la formula per entrare in cassaforte la dai al parroco e il parroco ti ha giurato che più di una volta al mese non te lo fa toccare. Perché se no ti fai di oppio tutti i giorni. Così. Io propongo adesso, se ci sono ancora delle domande, le accorpiamo tutte e poi rispondi in un'unica soluzione. Perché
Io volevo chiedere solo un commento. Molto spesso i critici dell'euro, come ad esempio Bagnai e altri, accompagnano la critica anche ad una critica sull'atteggiamento di politica fiscale tenuto dai paesi in Europa. Vorrei chiederle se, guardando i dati, possiamo in Italia effettivamente parlare di austerity, o anche se forse anche questo è un mito un po' da sfatare. Certo. Cioè, bisogna capire. Dunque, aspetta, abbiamo deciso di raccoglierle tutte, allora, perché poi magari alcune si possono accorpare, visto che austerity. Sì, per un gioco intellettuale mi piacerebbe anche vedere quali sono gli scenari catastrofici che si potrebbero fare immaginando che l'euro va alla madre dall'altra parte, perché insomma, il problema l'euro è nato con il Trattato di Maastricht, anzi questo concepito con il Trattato di Maastricht, c'era un progetto che era cripto federale, diciamo, un momento in cui era. Se l'Europa diventa un'Europa federale, l'euro è logico, sarà la moneta dello Stato federale. Se non evolve in quel senso lì e le economie continuano a divaricarsi tra di loro, quali potrebbero essere gli scenari peggiori dell'euro? Cosa potrebbe, già noi abbiamo perso 30-40 punti di produttività da quando l'euro è nato e stiamo pagando con la disoccupazione del 12%, ma con 40% di disoccupazione giovanile. Cosa potrebbe succedere di brutto dall'altro lato? Accorpiamo, andiamo avanti. Come vuoi, io perché almeno come preferisci. Sì, preferisco accorpare così. Me l'hanno molto. Sì. Ordine il suo libro, adesso di precisione appena scritto tra l'altra notte, scrive che sì, se smontassimo la moneta, ma che anche lui non costerebbe di più. Gli elefanti volano e l'industria delle grandi ombrelle avrebbe un'esplosione, perché sai quando cagano. Cosa ha detto Luigi? Disoccupazione europeo. Andiamo con queste tre, dai. Allora, no, c'era anche Carlo che voleva fare una domanda. Vai dopo, dai. D'accordo la salutazione, sono d'accordissimo con te, ma non è che obiettivamente adesso l'euro è un po' troppo caro, cioè 1,40 forse prendi un attimo. Sì, parto da qua perché era più facile. Guarda, c'è una maniera sicura di vincere il premio Nobel, ed è riuscire a trovare una teoria dei tassi, delle fluttuazioni dei tassi in cambio che convinca i colleghi. Ne abbiamo 50.000. È il problema più difficile che c'è. Non abbiamo la più vaga alba di cosa sia il tasso di cambio giusto. Quindi, onestamente, l'economista in me ti dice non ho idea. E chiunque sia un economista degno del suo nome sa benissimo che non abbiamo idea. Ok? Abbiamo varie teorie, funzionano un pochino e poi vanno regolarmente a fare un viaggio. Ok? Quindi non lo sappiamo, quindi non ti so dire se 1,40 è giusto o sbagliato. Sì, è andato su e giù, ma sei, io mi ricordo quando andò 85, che a quel tempo venivo poco in Italia, ci venivo solo a fare il montanaro d'estate e d'inverno, io mi sentivo una babbo. Quindi, però non capivo perché era 85. Poi ricominciò a crescere e non era ovvio, capisci? Cioè non lo so. Davvero non lo so, e se tu guardi Abenomics ti rendi conto che dopo un anno e mezzo sta già andando, ha prodotto ben poco tutto ciò che era stato auspicato e la cosa si sta sgonfiando. Quindi il punto numero uno è che non lo so. Adesso di farlo invece da politico, sì, sono d'accordo. Però allora un'altra cosa, occorre, e qui è un problema, posso darti la risposta breve e imprecisa, o quella lunga e precisa però tediosa, ti do la breve. La breve è molto banalmente la seguente. Io credo che se noi creassimo una situazione in cui i giochetti sul debito e le continue tensioni e la continua richiesta ai soliti, fra virgolette, tedeschi di pagarci i conti sparisse perché c'è credibilità, potremmo avere una banca centrale europea più autonoma e capace di giocare anche la partita del rilassamento monetario con tranquillità senza impaurire nessuno. Siccome ce l'abbiamo invece il problema, c'è la solita questione, siccome so che la bestia ha la tendenza a drogarsi, non gliene do neanche un po'. E quindi sì, la BCE ha su certe cose una politica forse più rigida di quello che io, se faccio il politico e non strettamente l'economista, se faccio l'economista dico che non ho idea, che facciano un po' quello che vogliono. Okay? Se faccio un po' il politico dico che forse rilasserei. Però non scordiamoci che tutti sono capaci di svalutare.
e che quindi quando tutti svalutano è un gioco a somma negativa, perché nessuno ci guadagna ma ci perdono tutti un po'. Comunque sono d'accordo che a 1,40 è plateale, cioè io trovo il costo della vita in Europa, specialmente in Europa del Sud, estremamente alto quando vengo qua. Quindi, ma anche in Norvegia che è fuori dall'euro, cioè dove vivo io tutto mi costa infinitamente meno che qua, quindi non c'è dubbio alcuno. Beh, la Norvegia, sai, è inflazionata al petrolio, è un paese di parassiti ormai, cioè sono così pochi, c'hanno così tanto petrolio che è un paese che in realtà ha altri problemi. Cioè io, i miei amici economisti norvegesi dicono bisognerebbe chiudere i pozzi di petrolio così almeno i norvegesi tornano a lavorare, cioè perché è un paese di sussidiati automatici, cioè stanno diventando un po' come un emirato arabo, anzi lo sono diventati, siccome anche buio bevono anche, almeno gli arabi burka se bevono. Quindi la risposta onesta è questa, quindi sì, però io credo che finché non risolviamo la questione credibilità avremo sempre i tedeschi che tireranno indietro più di quello che ragionevolmente sarebbe il caso di dire. Ti trovo solo una cosa, visto che stanno uscendo alcune persone, se la sala ha un costo, non è basso, però se tutti contribuite... Dei 100 euro. Anche 2 euro fanno, cioè proprio liberi, massima libertà. Donate. Cioè, chi sta raccogliendo? Io sono quello con la faccia... Là c'è un... Okay. Quindi non uscite da là, dico. C'è un boccione là. Guai a chiudere le porte. No. Va bene. Allora, ricordami, allora... Dunque, quella di perché una svalutazione non aumenterebbe il prezzo delle materie prime lo sa solo Borghi, bisogna chiederlo a lui. Cioè, magamago. Cioè, voglio dire, per carità, ci possono essere trend mondiali di caduta della domanda di materie prime tali che il prezzo di suo sta calando per tutti, ragione per cui anche se tu svaluti, per te cala un po' meno che per gli altri, però non cresce. Per carità, è possibile, però chi me ne frega. Voglio dire, o comunque lo sto pagando di più di quello che avrei dovuto. Quindi la logica dietro a quell'affermazione mi sfugge. Quindi o ha lui delle capacità divine o non so quale sia il ragionamento. Sussidio europeo, ma guarda, anzi, è complicatino. Ho l'impressione che Luigi voglia provocare, a lui piace, mettendo il carro davanti ai buoi. Io comincerei, facendo un po' il politico pragmatico, ad avere un sussidio di disoccupazione italiano, cancellando la cassa integrazione, abolendola totalmente, costruendo un sussidio di disoccupazione italiano uguale per tutti. Abbiamo dei mercati del lavoro in Europa così eterogenei e così follemente regolati diversamente, con poteri sindacali diversi, che introdurre un sussidio di disoccupazione europeo mi sembra semplicemente una roba tipo l'euro. Lavorerei per averlo se vuoi, però prima bisogna costruire sistemi contrattuali, regolamentazione del mercato del lavoro simili, accentuare la mobilità del lavoro a livello internazionale, nel senso dall'interno, poi per carità puoi arrivare a un sussidio comune. Inventarselo oggi sarebbe il classico trasferimento dal nord al sud, esattamente come i salari uguali per tutti in questo paese, e la reazione del nord sarebbe: ma perché io devo pagare i sussidi di disoccupazione agli andalusi o ai calabresi o anche ai lombardi dal loro punto di vista? Quindi la che può succedere anche a loro, cioè magari ma il problema è che non sono scemi, sanno benissimo che la probabilità che succeda a loro è più bassa e comunque se lo pagano. Sì, ho capito la teoria, certo, sono banali teorie economiche che dicono che qualsiasi meccanismo assicurativo funziona meglio più gente c'è, per cui potremmo fare un sussidio di disoccupazione mondiale, sarebbe quello ideale, però è complicato politicamente, perché tu capisci che quelli di New York non sarebbero contenti di pagare lo stesso sussidio di disoccupazione a quelli che vivono in Uganda, Burundi, e tu dagli torto che i New York sono egoisti, sì, però tanto. E poi aspetta, se no deve rispondere ancora alla Cisaglia e a... Massimo, se il processo di declino italiano continua, se noi continuiamo a rimanere il paese che siamo e quindi continuiamo a non avere crescita di produttività, anzi perdite, se continuiamo a emettere debito eccetera, e quindi diventiamo di fatto una cosa non più compatibile, perché estremamente lontana, no? Dall'Olanda, per non citare la solita Germania, la Danimarca,
è chiaro che a quel punto la cosa salta, non c'è dubbio alcuno, ma lì salta tutto. Cioè lì non è che salta solo l'euro, salta l'idea di unire i mercati europei, di costruire un qualche Stato federale, di avere una comune politica, che so, nell'immigrazione o piuttosto che nella ricerca scientifica, che sono quelle che dovremmo avere. Certo, salta tutto, potrebbe saltare anche in maniera catastrofica. A quel punto suppongo che nel quadro che descrivi tu dovrebbe essere un divorzio consensuale, perché a quel punto non converrebbe a nessuno star dentro. Paradossalmente, credo sarebbero i tedeschi i primi a scappare. Beh, insomma, sì, la Grecia la stiamo tenendo viva noi. Cioè, sia chiaro che poi quando questa roba dovesse succedere, proprio per i meccanismi in cui c'è l'Europa, adesso non voglio sembrare, mi dà un po' fastidio doverlo fare, perché mi rendo conto che politicamente non paga, cioè stare qua a fare propaganda ai tedeschi, francamente, non mi piace neanche la birra, preferisco la belga, quindi non ho una particolare simpatia, trovo un paese anche noioso, ma insomma, non ho una particolare simpatia, però la cosa paradossale è che sempre i tedeschi e gli olandesi primi a andarsene, perché se tu continui con questo processo di differenziazione socio-economica, per un lungo periodo si accentueranno i meccanismi già in essere, per cui è il nord che trasferisce. Guardate che il nord sta trasferendo, forse non sta trasferendo quanto a noi del sud piacerebbe, cioè a tutti ci piace che ci regalino più soldi, ma questi stanno trasferendo. Cioè, è inutile che dicano, ma hanno fatto il salvataggio della Grecia per salvare le banche francesi e tedesche. Beh, in parte, ma le banche francesi e tedesche si sono prese un haircut gigantesco, per cominciare. E comunque sono soldi anche francesi e tedeschi quelli che tengono in piedi la Grecia, che comprano le medicine dei greci. Quindi finché il meccanismo europeo è in piedi, se ci fosse questo progressivo allargarsi, loro pagherebbero, quindi io credo che verrebbe da loro a quel punto l'uscita, non da noi. Anzi, noi potremmo succedere, se continuassimo a ridurci così male e continuassimo con queste politiche per altri 10-15 anni, è molto probabile che saremmo noi andare insistentemente a Bruxelles e dire no, per favore, rimanete, perché sapete, abbiamo bisogno di una trasfusione di sangue anche quest'anno. Quindi io mi spiego una fette, perché dice che in 10 anni abbiamo versato nelle casse continentali la bellezza di 159 miliardi, in cambio di che? Di 104 miliardi, pertanto ne abbiamo smenati 55, bella fare del menga. Cioè, no, così, perché poi si diffondono anche queste... Feltri, si diffondono anche... pare uno come discutere. Vabbè, no, quindi siamo le due come discutere. No, sono come questi qua. Però, sì, sparano, sì. Cioè. Paranumeri, razzi del cosmo. E poi c'era la, come Elio e Oh, sia chiaro, ovviamente se vai a voci, cioè, alcune di queste cose sono anche vere, per esempio noi abbiamo voluto per anni, perché è un'estensione di quello che facciamo, delle famose politiche strutturali, che io notoriamente odio. L'articolo mio più citato, non lo è più, ma sono per lungo tempo più citato, l'articolo con Fabio Canova del 2000, in cui distruggiamo, smontiamo, andiamo anche all'inizio, l'unica lettera, credo sia stato il primo articolo critico sulle cosiddette politiche strutturali, gli obiettivi da 1 a 6, non so chi sono, quelle, i piani strutturali, cioè le politiche cosiddette regionali, no? Perché a nostro avviso hanno fallito, sono sussidi surrettizi e hanno fatto fondamentalmente danno, ok? Sono l'analogo delle politiche di trasferimento di sussidi a mezzogiorno che noi abbiamo in Italia. Ora, in quelle lì noi teoricamente per alcuni anni ci abbiamo guadagnato, perché eravamo fra i più poveri. Poi con l'arrivo degli altri, cioè è valso per gli altri quello che valeva prima per noi, adesso siamo comunque leggermente più ricchi dei polacchi piuttosto che i cechi, e quindi parte di quello che noi contribuiamo alla cassa comune viene trasferito a loro. Ma di nuovo, questo non va ai tedeschi e ai francesi, certo. Questo va alla parte dell'Europa dell'Est. Se le politiche strutturali ci fossero state, questo problema non ce l'avremmo avuto. Però all'inizio i soldi li abbiamo presi. E parte, tra l'altro, ha a che fare col fatto che noi, le nostre regioni del sud, non sono in grado di prendere i soldi che potrebbero prendere. Questa la sapete, cioè c'è continuamente sui giornali, sono in grado di ricevere e spendere una quantità che non è superiore che da un terzo o poco di più di ciò che sarebbero in grado di ricevere. Quindi qui, cioè, inutile che ce la prendiamo con gli altri, i soldi ci sarebbero, se dopodiché non sei neanche in grado di spenderli, cioè vuol dire che sei proprio... E poi c'è l'austerity, il rigore, è necessario, uccide o è... Ma guarda, cioè, il problema del rigore, cioè, bisogna capirsi, perché che rigore c'è stato? Cioè quello di Monti è veramente una follia. Cioè se il rigore consiste continuamente in aumentare le tasse
all'ultimo momento, disperatamente, perché le spese non le vuoi tagliare, non vuoi ristrutturare, eccetera, eccetera, certo che fa male. Ma fa male perché fondamentalmente quello che fai, continui ad avere uno stato schifoso, che produce servizi schifosi, non funziona, e prendi più tassi di più. Quindi se l'austerity è quella cosa lì, per carità, però potrebbe essere anche un'altra cosa, potrebbe essere, vabbè, qui ripeto, slogan quasi elettorali, che tagli i sussidi alle imprese. Potrebbe essere che privatizzi la RAI e cominci a vendere progressivamente le cose che non dovresti possedere. Potrebbe essere che fai non più alto del colle, e cioè tagli, riposizioni tutto il trattamento salariale della burocrazia a livelli europei, per esempio. Vogliono tutti fare come in Europa, tirano sempre fuori, mai in Europa. Ecco, parametrizzassero gli stipendi della burocrazia e della dirigenza pubblica italiana a quella europea, tra l'altro controllando per il livello del reddito. Probabilmente potremmo, credo, in media ridurre a metà, certo, o forse addirittura di più, lo stipendio di chiunque sia da direttore di divisione in su in questo paese. Io ricordo sempre che se noi li paghiamo così tanto, questi funzionari, è perché sono meglio degli altri, abbiamo paura che ce li rubino. Vedono gli svedesi, vedono i ragionieri di Stato, e se lo gli fanno l'offertone, magari a rialzo, cioè, e se lo portano via. L'austerity è quella roba che hanno fatto gli svedesi, non vedo più la persona che mi ha fatto la domanda. Signore, ragazzi. Ah, scusami, sono spostato al lato. Cioè, gli svedesi hanno fatto l'austerity, vera, era fatta bene, infatti sono cresciuti al 4% quando noi crescevamo al niente. È una balla! Cioè, la spesa pubblica sul prodotto interno lordo, non solo il valore assoluto è aumentato il valore percentuale. La tassazione è lo stesso, quindi non so cosa sia l'austerity italiana. Su questo Mario Baldassari una volta, anni fa, mi ha fatto capire, perché se non vai nei trucchetti, no? Qual è il gioco? Esattamente. La maniera in cui in Italia si fanno i famosi aggiustamenti. Siccome abbiamo questa roba che abbiamo la cosa triennale, no? Tu programmi l'aumento di tutto al 4%, poi quando è ora di fare l'austerity dici no, non crescerà più il 4%, la spesa pubblica, solo il 2%, cazzo, ho fatto un taglio, beh, cioè, bondì. Cioè, è praticamente tutto così, no? E il Mario su quello lui ci ha legnato sempre, ha ragione, no? Quindi molta di questa stampa economica, siccome non guarda neanche, questi non hanno tagliato nulla, hanno semplicemente fatto crescere meno. Esatto. Allora, chiudiamo con una domanda di Franco Puglia e il signore eventualmente uno, che chiedo a Christian Villa qua di venire, perché allora questo è il primo di una collana di incontri che stiamo organizzando qua a Seregno, ma poi ce ne saranno anche altri, appunto. Adesso Christian se li ricorda tutti. Beh, probabilmente. Eccoci qua. Christian Villa, coordinatore qua del comitato. Grazie a tutti per aver accettato di venire questa serata. E niente, vi tolgo brevemente, non vi tolgo altro tempo. Abbiamo già prenotato la stessa sala, quindi gli incontri si terranno qui per il 25 marzo con Imprese che resistono, che molti di voi forse ricordano o già conoscono, sul tema appunto della crisi e del momento visto dalle imprese. Poi abbiamo la data successiva, il 1 aprile, ci stiamo lavorando a un incontro sempre sul tema Parlamento Europeo Europa, c'è la Cisaglia che ci darà una mano a organizzare, e l'8 di aprile è l'ultimo incontro di questi tre, con Roberto che era in sala, non so se c'è ancora, eccolo là in fondo, presentiamo il suo progetto. Personalmente è andato a intervistare tante persone di estrazione, professione differente, scoprendo poi che tutti parliamo un po' la stessa lingua, parliamo delle stesse cose, viviamo allo stesso modo, quindi è una società comune che si può unire. È un nostro tentativo di riproporci attivamente sul territorio, stiamo facendo gazebi una settimana sì, una settimana no, per dire che ci siamo e per parlare con tutti di temi di interesse. Questo è quello che noi riusciamo a fare qui a Seregno, Desio e Meda, e niente, speriamo che possiate ritornare con piacere a trovarci. È tutto qui. Ottimo, grazie. Meglio, adesso non ricordo bene Desio, che comunque era la quinta città non capoluogo di provincia per numero di votanti di fare le ultime elezioni. Così la butto lì come mostrina, come ste medaglietta sul petto. Allora chiudiamo con Franco Puglia, uno dei più attivi sui social network, che lo ricorda sempre, no, e c'è il signore che non è mai domo. Mai domo. La domanda più che mia è una domanda che si sente frequentemente fare in giro, e cioè gli anti-euro, tra le varie cose, dicono
Beh, se noi tornassimo a una moneta nazionale, a una ipotetica lira, avremmo la sovranità monetaria, quindi potremmo emettere liquidità nella quantità che ci serve, quindi potremmo evitare di fare debito, potremmo finanziare la spesa pubblica in investimenti, eccetera, eccetera, non necessariamente creeremmo una grande inflazione. Quando uno dice com'è possibile, dice, guarda gli Stati Uniti d'America, guarda il Giappone, loro emettono liquidità in grossa quantità, eppure non hanno un'inflazione alle stelle, e quindi non è vero quello che dicono quelli che sono a sostegno dell'euro. Questa è una cosa che si sente dire frequentemente. Sì, sì, lo dicono. Sì, sì, lo so. Ma dunque, il problema è che anzitutto la banca centrale, dunque, non abbiamo la stessa sovranità monetaria che avevamo prima, perché nella banca centrale europea c'è una sovranità condivisa. Se la logica è che ognuno deve avere la sua, cioè capisci, quindi se la logica è che ognuno si emette la sua moneta, allora perché tu non emetti la tua, Franco, io la mia, no? Allora arrivi a dire le cretinate che dice Borghi, che con la lira propria la Sicilia sarebbe la California, sì, sto par de maroni. Ok, cioè, sono fantasie, siccome sono delle fantasie controfattuali, è impossibile dibattere. Cioè, dice, assumi che succeda l'assurdo, succederebbe poi un miracolo, siccome l'assurdo non succede mai, il miracolo rimane così teoricamente possibile. Ma poi nel concreto, Abenomi sta già fallendo, esattamente come previsto. E non è vero che non produce inflazione questa roba qua, produce un'inflazione particolare. Che si chiama Abenomi, magari c'è qualcuno che c'è, il ministro giapponese. Scusate, è sta roba, i giapponesi, dopo aver seguito per 20 anni i precetti, tra l'altro, di questi signori più spesa pubblica, eccetera, 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 e non essere riusciti a cavare un ragno dal buco, ok? Hanno provato nell'ultimo anno e mezzo, due, a una versione estrema di quella stessa cosa, che è fondamentalmente ancora più spesa pubblica, ma a livelli veramente estremi, finanziata con emissioni di moneta. Risultato, hanno svalutato un po' il cambio, l'effetto sull'attività economica di per sé è stato molto debole, sono riusciti a far risalire i corsi delle azioni, che è la stessa roba che crea la politica monetaria statunitense. Cioè poi le politiche monetarie non è vero che creano solo l'inflazione, necessariamente l'inflazione che cresce il prezzo delle scarpe. L'inflazione si può creare in tante maniere, le cosiddette bolle, altro non sono che inflazione localizzata. Quando adesso, nel caso del dollaro è più complicato, il dollaro è una moneta mondiale, eccetera, eccetera, come avete visto, appena si è messi a discutere in Fed di fare un po' di riduzione di QE, insomma dell'emissione, abbiamo cominciato ad avere fenomeni di grossissima instabilità laddove i dollari erano andati, e cioè Brasile, Indonesia, Cina, eccetera, eccetera. Questa descrizione, e poi finalmente, in proporzione a PIL e altre cose, la BCE non ha fatto molta meno emissione di liquidità degli Stati Uniti. Meno dei giapponesi, certo, ma non molto meno degli Stati Uniti. Non è vero, cioè basta guardare dove sono andati i soldi, guardare il complesso della cosa, eccetera. Non ha fatto molto di meno. E comunque è molto discutibile, io faccio anche quello, il dibattito in Fed è accesissimo da sempre, non c'è niente. Cioè la ragione per cui ha vinto la posizione stampare è puramente politica, perché era quella della maggioranza che aveva l'appoggio di Obama. Per quanto ci riguarda la minoranza, a nostro avviso l'effetto è stato risibile, e su questo c'è abbastanza consenso da parte dei colleghi, i quali difendono quella cosa lì fondamentalmente perché ha permesso a Obama di emettere debito pagandolo nel breve periodo relativamente poco, però adesso c'è il problema, come vedete, ogni anno dello scontro fiscale, no? per l'emissione del debito, e di tenere in piedi banche decotte. Non siamo per niente convinti che sia stata una gran bella cosa, perché adesso il rientro sarà un casotto. Vediamo, fra 2 anni saremo ancora così contenti dell'operazione fatta. Quindi, di nuovo, magari può anche andare bene, non sto dicendo, ci sono quel tipo di cose così delicate, così rischiose, che la gente le voglia trasformare in toccasana politici, è semplicemente propaganda, che purtroppo sei costretto a subire, perché altrimenti devi infilarti una lezione di economia monetaria in mezzo a un dibattito popolare, e non è il caso. Però non c'è nessuna evidenza che abbia funzionato. E lascio stare, cioè, per esempio, Borghi e questi continuano a usare l'esempio inglese, sì, ma anche lì è una balla truculenta, la fase della svalutazione pesante della sterlina, ok? Non ha
prodotto risultati reali in Inghilterra migliori che in Italia. I risultati reali in Inghilterra stanno cominciando ad arrivare migliori in Italia, perché l'Inghilterra ha fatto tagli di spesa drasticissimi sotto Cameron, okay? ma serissimi. Okay? Ha cominciato a riaggiustare tutta una serie di meccanismi, mercato del lavoro, eccetera, che noi ce lo sogniamo. E infatti la sterlina, guarda caso, si sta rivalutando e si è rivalutata, mentre giusto prima e durante i due anni recenti in cui l'economia inglese ha cominciato a fare meglio dell'italiana. Quindi paradossalmente sta succedendo l'opposto. Adesso vedremo dove andrà a finire. E quindi questa idea, diciamo, di vendere in toccasana è quella la cosa pericolosa. Nessuna persona per bene si sogna di dire che non occorra temporaneamente a volte usare anche la leva monetaria. Però tutti sanno perfettamente che finché hai le pensioni che abbiamo, finché hai l'amministrazione pubblica che abbiamo, finché hai la giustizia civile che abbiamo, tu puoi stampare tutta la carta moneta che vuoi. Napoli rimane Napoli. Bene, prego, velocemente. Allora. No comizio, domanda. No, ma dato per scontato e per io concordo con lei sulla parte economica e al prezzo e monetario, ma come affrontiamo il problema, visto che non è un problema tecnico ma è un problema di impianto culturale? Perché ecco, a questo punto, sapendo dove vengono i guai per risolvere quel tipo di problema, bisognerebbe agire. Ma le azioni non dipendono solamente dall'analisi logica che uno può fare, dipendono dalla volontà dei singoli, per quanto hanno capito e per quanto... C'è un'unica soluzione, votare e fare. E con questo... grazie per la... Poi il cambiamento culturale verrà spontaneamente, guarda. Perfetto, benissimo, direi che a questo punto possiamo darci da bere della bella birra tedesca. Ma permetta che a me un po' di ottimismo visto populista, no? Lei ci dia il voto, poi votate, ci vedrete che risolviamo tutto. Grazie, un po' come la sovranità monetaria. Vi aspettiamo allora quindi il 25 marzo, giusto? Qui. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, spero di non aver annoiato troppo. E anche agli amici in rete che sono stati veramente decine. Thank you.